Ringraziamento a Giampaolo Salice che ha accettato il nostro invito di partecipare, di tenere questo seminario che è il primo, come immagino sappiate perché lo abbiamo abbastanza pubblicizzato, di una serie di incontri congiunti tra il laboratorio di Public History della professoressa Pavone e il mio corso di archivistica. Dirò solo poche parole, le prime le spenderò per esprimere insomma, la mia soddisfazione su questo modello di partecipazione tra due discipline, nonché tra due docenti, che con tutta evidenza si completano, si integrano, si definiscono e si ridefiniscono di continuo. Quindi sia io che Sabina crediamo molto in questo tipo di collaborazione, sia per la valenza didattica che ha, sia anche per le ricadute in termini di riflessioni, ma questo lo apprezzeremo nel corso del pomeriggio e nel corso degli altri seminari. La settimana prossima avremo un altro incontro, l'8 marzo, con Angela Teia per parlare di archivi dello sport, e poi il 10 marzo, giusto Sabina? E l'11. L'11 marzo, scusate, non ho il calendario sotto gli occhi, Alessandro Vanoli, e poi il 15 marzo concluderemo giocando appunto con un seminario dedicato alla storia e alla conservazione dei videogiochi. Il seminario di questo pomeriggio è un seminario che è incardinato intorno alle tre parole del titolo. Io spenderò qualche considerazione rapidissima solo sulle prime due. Sulla terza non ho titolo e verrei probabilmente, come dire, fatto a pezzi dai colleghi. Le parole, beh, digitale è una parola che, come sappiamo, insomma, con i miei studenti già abbiamo discusso a lungo in aula, è una parola che significa tutto e il contrario di tutto. Io dico solo che non è una parola che può creare punti di vista favorevoli o contrari. Direi che più che altro l'espressione di un dato di fatto che connota ormai la nostra società. Il digitale non è una rivoluzione, a mio modo di vedere, ma un'evoluzione delle tecniche e tecnologiche che accompagna l'evoluzione della società stessa. Quindi il nostro è un approccio, poi ne discuteremo, all'interno del quale, come dire, il digitale non è mai la risposta, ma è piuttosto la domanda, no? Cioè, è uno strumento che non è né buono né cattivo e che porta grandissime opportunità, porta criticità, porta, io credo, un obbligo di riflessione anche metodologica all'interno delle nostre discipline. Certo, io non penso al digitale panacea, no? Con cui talvolta si pensa di risolvere problemi ben più complessi. Dico sempre, gli studenti lo sanno, quando io sento i vertici anche della politica culturale dire beh, i problemi degli archivi li risolviamo, digitalizziamo tutto, insomma, provo come dire, un vago senso di nausea. Quindi un approccio al digitale che credo noi svilupperemo entro e oltre questi primi paletti che io ho iniziato a mettere introducendo il seminario. L'altra parola, beh, pubblico è un'altra parola molto impegnativa. Io sono ormai fermamente convinto che l'archivistica, ma anche le discipline storiche più in generale, non ne sono convinto io, insomma, non scopro nulla, abbiano una dimensione pubblica molto forte, no? I processi anche di costruzione identitaria che a volte in maniera un po' sbrigativa vengono agganciati agli archivi, hanno un senso se li caliamo in una dimensione pubblica. È sempre inevitabile a questo punto citare Gaber, no? Perché appunto la libertà è partecipazione, e quindi il senso del pubblico nelle nostre discipline, io credo stia tutto in una percezione fortemente dinamica di queste discipline, discipline storiche, l'archivistica, per quanto mi riguarda, non è assolutamente un pensiero retroflesso verso il passato. La sua dimensione pubblica non sta nemmeno tanto nel far conoscere l'archivistica, quanto nell'utilizzare l'archivistica per
dentro meccanismi che sono informati del passato, ma poi si sviluppano tutti dentro il presente e qualche volta hanno anche l'obiezione la presunzione, scusate, di immaginare il futuro. Direi che mi posso fermare qui perché appunto la terza parola, storico, non mi azzardo neppure in presenza di cotanti colleghi a pronunciarla e direi che diamo subito la parola a Giampaolo Salice, che è appunto dell'Università di Cagliari, che in più di un'occasione e più volte si è soffermato e ha ripetuto sui temi di cui questo pomeriggio avremo modo di parlarci. Tra l'altro con Giampaolo e anche con Sabina stiamo appunto ragionando intorno a un'ipotesi di progetto sul corretto, su quello che noi vorremmo fosse un possibile uso corretto delle risorse digitali. Non so se poi Giampaolo farà accenno a questa cosa che comunque è ancora in fine. Quindi potremmo, se siete d'accordo, procedere così. Ascoltiamo naturalmente l'intervento che si prende il tempo necessario di Giampaolo. Non so se Sabina, prima che Giampaolo prenda la parola, vuole a sua volta spendere qualche parola di presentazione, poi comunque affiderei a Sabina, alla fine dell'intervento di Giampaolo, un primo giro di valutazioni per introdurre un dibattito, per, come dire, attizzare la discussione. Sabina, vuoi dire qualcosa oppure? Ma io appunto, a parte ringraziare Giampaolo, condivido le tue riflessioni iniziali sull'importanza appunto poi diciamo, di fare dei percorsi in comune, partendo poi soprattutto da quello che dicevo ai ragazzi la settimana scorsa, su cui poi penso tornerà anche Giampaolo, che appunto la public history è di per sé in qualche modo una metodologia, un modo poi anche di usare la storia, ma di utilizzare anche tante altre competenze, fra cui quella archivistica è sicuramente fondamentale. Per cui diciamo io lascerei la parola al relatore e poi ovviamente interverremo nella discussione. Sì, Okay. aggiungo. No, l'unica cosa che volevo dirvi è che io adesso, fin quando parla Giampaolo, stacco la telecamera perché oggi ho problemi di connessione Sì, e lo farò anch'io, sono già lasciamo. dovuta entrare una o due volte perché mi si bloccava. Sì, lasciamo, anch'io stacco, lasciamo la scena tutta al vero protagonista. Un'ultima sola notazione per gli studenti, ma un po' per tutti. Un altro elemento importante di questo modo di lavorare, che in qualche modo ci è imposto dalla congiuntura sfavorevole, è che entrano in gioco le università, cioè i nostri corsi si aprono ad interventi, a una reciprocità con colleghi, con punti di vista anche diversi. Questo credo che per gli studenti debba essere sottolineato perché è veramente un'occasione di grande ricchezza, no? Cioè la possibilità di sentire, come dire, più campane, di farsi un'idea anche più consapevole, insomma, è un'opportunità che credo non debba essere sottovalutata. E a questo punto, Io Sabina. direi sì, oltre non solo più università come il caso odierno, ma anche Sì, figure certo. che non hanno a che fare con l'università o comunque non in maniera, diciamo, accademica in senso Hai stretto. l'obiettivo è quello di una forte, la parola non mi piace più, mi è sempre piaciuta poco, è poco adatta adesso, di una forte contaminazione, ma insomma è una parolaccia sempre adesso in maniera particolare. Giampaolo, a te la bacchetta. Grazie, grazie, grazie a voi Federico, Sabina per questo invito super gradito che mi consente come dire, di sistematizzare anche dei pensieri che in certi casi hanno cercato di diventare, di tradursi in azioni su questi temi così complessi, però anche affascinanti, che caratterizzano oggi la nostra professione, ma più in generale come diceva Federico, sono un elemento di trasformazione delle società contemporanee. Io vado a condividere lo schermo perché mi sono costruito una traccia in modo da avere
cercare di dare un qualche ordine alle cose che dirò non è semplice, non sarà semplice per me almeno. Ecco, io utilizzerò queste tre parole, cercherò di ragionare intorno a questi tre termini, ma lo farò non affrontandole nella loro interezza, nella loro complessità, non ho la pretesa né la capacità di essere esaustivo da questo punto di vista, ma vi propongo come anche spunto di riflessione, ma lo utilizzo soprattutto come bussola del mio ragionamento, anche alcune delle esperienze che abbiamo sviluppato qui a Cagliari, a partire proprio da una pratica e una riflessione insieme su queste questioni. Quindi tra teoria e prassi, mi verrebbe da dire, ecco, in cui l'una naturalmente contamina, per usare quella parola che non piace a Federico, l'altra, o comunque la condiziona. E anche qua è molto importante il riferimento all'approccio transdisciplinare, proprio perché se c'è un elemento positivo anche della stagione che stiamo vivendo, che viene enfaticamente definita a volte rivoluzione digitale, transizione digitale, è forse una maggiore richiesta anche di conoscenze trasversali, non solo di competenze, anche di conoscenze trasversali. Parto dall'ultima delle parole, parto dalla parola storico, non farò naturalmente, non è neanche il caso, una storia di questa professione, dirò però questo, che nel mio essere, come si dice anche oggi, nel mio partecipare al dibattito e alle pratiche dell'umanistica digitale, il punto di partenza è nella pratica che consegue, o comunque che è iniziata anche inconsapevolmente in un primo momento, nella pratica digitale, il punto di partenza è sempre appunto l'interrogativo storiografico, almeno questo nella mia esperienza e vedo nell'esperienza di tanti, anche se non di tutti. Quindi il problema essenziale è il problema dello storico, il problema che l'interrogativo storiografico che muove, che ispira, che indirizza, che orienta la ricerca. Questo non ha nulla di nuovo, è quello che gli storici fanno ormai da oltre un secolo, anche di più. Si interrogano su una questione e cercano di rispondere a quella questione con tutta una serie di strumenti e di percorsi che sono definiti in un dibattito comunitario. Questa comunità può avere confini variabili, però diciamo che da ormai almeno dal Settecento ha preso forma una dimensione della ricerca e anche del dibattito sugli strumenti e sui metodi di questa ricerca che è internazionale, globale, eccetera. Questa domanda nel mio caso, porto proprio questa domanda perché è quella che mi ha portato sul terreno computazionale e anche in qualche modo su quello pubblico. Poi torno naturalmente su questi due termini. È il mio tema di ricerca, quello sull'integrazione tra i movimenti di popolazione e le politiche degli stati, dei poteri pubblici, non sempre sono monarchie, ma anche feudatari, di stanziare, di intercettare queste migrazioni, questi movimenti, queste mobilità, questi movimenti di popolazione e di collocarli sul territorio. Questo desiderio, questo tentativo genera storia, ma soprattutto genera una storia di dispersioni documentali. È una storia che si può ricostruire rimettendo pazientemente insieme, come spesso capita agli storici, piccoli frammenti che sono dispersi nello spazio, quindi che sono posseduti da soggetti conservatori differenti, che hanno natura differente, storie istituzionali differenti, che appartengono oggi a stati diversi e che quindi seguono anche come dire, delle regole
conservative che non sempre sono identiche. Quindi questa complessità si somma a quella della molteplicità dei supporti in cui queste informazioni sono depositate, non solo i documenti cartacei, ma anche le cartografie, per esempio le mappe non geodetiche, quindi le mappe descrittive che si incontrano spesso, per esempio, nel 600, e poi via via, man mano che la geometria diventa lo strumento fondamentale per la rappresentazione dello spazio, queste carte diventano geometriche, diventano geodetiche, sono cioè georeferenziabili nel nostro mondo. Le possiamo perché sono costruite con lo stesso metodo con cui noi oggi costruiamo le nostre moderne cartografie digitali che vediamo sui portali come Google Maps, per esempio, eccetera. Quindi abbiamo una molteplicità di fonti che pongono questioni diverse, rispondono a domande in qualche modo diverse o concorrono in maniera diversa a rispondere alle stesse domande, ma dal punto di vista della gestione di queste fonti, della gestione dello storico, pongono problemi diversi. Adesso poi mi spiegherò meglio. Questa frammentazione, questa dispersione, questa eterogeneità delle documentazioni pone al ricercatore un problema di ordine, un problema. Il problema è quello di ordinare, di organizzare queste informazioni che vengono raccolte con lo scavo archivistico, ma non solo con lo scavo archivistico, anche con delle campagne fotografiche. Quando una comunità di forestieri fonda una cappella, fonda una chiesa, può essere utile, anzi è utile, se si ha la possibilità, recarsi in quel luogo e acquisire, per esempio, documentazione di tipo fotografico che ci permette di conoscere quello spazio e magari fornisce informazioni importanti per la nostra ricerca, no? Nelle lapidi spesso si trovano degli elementi che possono concorrere a rendere più completo il quadro che stiamo cercando di ricostruire e quindi documentazione di tipo fotografico. Posso anche in qualche caso imbattermi in memorie orali o in processi di memorializzazione, cioè in processi di invenzione della tradizione o di costruzione, ricostruzione, invenzione della memoria delle proprie origini. Capita spesso questo quando ci sono delle comunità allogene che vengono insediate, per esempio, in un determinato territorio. E queste conservano la memoria delle loro origini o la manipolano, la reinventano, la mitizzano e questo costituisce anch'esso un materiale interessante per la ricerca storica, per lo storico, che può essere acquisito attraverso, per esempio, un'intervista audio, un'intervista audio-video ed ecco che subentra un nuovo supporto, diverso da quelli che ho già menzionato, un nuovo supporto sul quale è depositata un'informazione che abbiamo intenzione di organizzare, che abbiamo intenzione di integrare con le altre informazioni che abbiamo raccolto, che vogliamo rendere richiamabili nel tempo. La richiamabilità del dato è un elemento importante. All'inizio del mio percorso di ricercatore ho fatto uno studio per il mio dottorato su storia delle famiglie e a volte a distanza di anni si poteva trovare un nome che era in realtà stato già trovato negli anni precedenti, però ricordarlo, quel nome, in una selva di centinaia, migliaia di nomi era complicato. Allora anche questa esigenza però è forte perché la capacità di richiamare i dati già raccolti. Non so se anche Marino le ha sentite, ma dicono che Adam sarà. C'è una forse interruzione. Sì, ci doveva essere, mi sa che c'era un microfono acceso, ma adesso dovrebbe essere spento. Spento. E dicevo che quindi anche la necessità di richiamare i dati nel tempo, di tenerli sempre a disposizione nella propria scrivania è importante. E poi queste informazioni vanno conservate, dobbiamo conservarle per poterle magari far migrare da un ambiente all'altro. Questi sono problemi che
avevano, diciamo, esistevano anche in ambiente, chiamiamolo così, analogico, ma quando cominciamo ad acquisire queste informazioni in maniera digitale, cioè facciamo delle fotografie in archivio ai documenti, intervistiamo delle persone con lo smartphone, con il tablet o con un altro dispositivo digitale, acquisiamo delle mappe, delle fotografie con delle camere digitali, ecco, il modo in cui stiamo acquisendo queste informazioni impatta sulla nostra capacità di conservare queste informazioni, di renderle disponibili per il nostro studio nel corso del tempo, anche a distanza di anni. Possiamo avere, nel caso per esempio di studi che riguardano gli ambiti territoriali, ma tutti gli studi di storia in qualche modo hanno a che fare col territorio, possiamo avere la necessità di vedere queste informazioni nello spazio, non solo nel tempo, quindi organizzarle non solo lungo una linea temporale, ma anche in uno spazio, quindi geolocalizzarle o, quando possibile, perché magari acquisiamo delle cartografie geometriche, geodetiche, si diceva nel Settecento, anche georeferenziarle, proprio perché le possiamo acquisire oggi in maniera digitale. Allora, vedete queste curve che io ho qua disegnato in questo grafico sono, diciamo così, l'incremento che la mia capacità di fare queste azioni ha registrato quando ho cominciato a utilizzare applicativi computazionali per svolgere la ricerca di cui vi sto parlando. Come vedete, la conservazione è abbastanza un picco basso, non è un picco di fatto, perché il problema della conservazione è molto serio ed è molto, diciamo così, è abbastanza, come dire, non è risolto a livello globale. Su questo Federico sa dire naturalmente molto molto meglio di me. Quindi vedete, dalla mia domanda storica, di storico, dal mio lavoro di storico, io sono passato al digitale, come dire, quasi senza soluzione di continuità, al computo, al calcolo, a dispositivi che mi consentono, io con digitale intendo abbastanza, cioè mi riferisco molto alla capacità di calcolare masse di dati che umanamente, individualmente, soprattutto non sarebbero calcolabili nella stessa misura, nella stessa dimensione, con la stessa rapidità e in certi casi anche con la stessa esattezza. Quindi questa capacità di calcolo, naturalmente è aumentata dal calcolatore che nasce appositamente proprio per questo. Quindi questa dispersione che è un problema storiografico nel senso che la mia capacità di ordinare, è un problema dello storico per meglio dire, la mia capacità di ordinare, di gestire, di governare queste informazioni che io raccolgo ha un impatto diretto sulla qualità della mia ricerca, sulle informazioni che io riesco a reperire e sul modo anche in cui io riesco ad interpretarle. Quando studio la circolazione di un libro, per esempio, vedere questa circolazione, collocarla sullo spazio, su uno spazio costruito digitalmente che presenta le quote, le altitudini, l'uso dei suoli, addirittura la piovosità in certi casi, questo mi consente di comprendere anche meglio lo sforzo e anche che si è fatto in un determinato periodo, in un arco cronologico passato, per far arrivare quel libro, per esempio, a 800 metri sul livello del mare in una Sardegna che era quasi priva di strade, per esempio. Ecco, vedere quella informazione, il fatto che quel libro sia stato acquistato da quel possidente in quel determinato villaggio di montagna, ma vederlo nella sua dimensione, come dire, orografica, geografica, mi offre una dimensione diversa, mi consente di leggere diversamente quel dato di circolazione, per esempio. Quindi la dispersione è un problema che però diventa in qualche modo inizia a diventare una prima risposta, perché io per affrontare questa dispersione mi doto di una serie di strumenti organizzativi delle mie informazioni che cominciano ad impattare anche sulle mie risposte, cioè contribuiscono o comunque impattano sulle risposte che io do a quell'interrogativo storiografico che mi ero posto all'inizio.
all'inizio della mia ricerca. Strumenti risposta metodologica, cosa vuol dire? Vuol dire che lo strumento che uso nella conduzione della mia ricerca ha un impatto nella ricerca. È obiettivamente così. Così come ha un impatto lo strumento che uso per comunicare fa parte del messaggio che sto mandando. E così anche oggi lo vediamo nelle cose che facciamo normalmente. Se io decido di mandare un messaggio su Instagram o su TikTok, lo stesso messaggio assume un significato un po' diverso, perché è diverso il pubblico a cui mi sto riferendo, perché è diversa la metodologia che utilizzo per confezionare quel messaggio. Quindi lo strumento impatta in maniera importante sul messaggio, è parte del messaggio. E quindi questa risposta metodologica, cioè la scelta di adottare determinati strumenti, può essere corretta o sbagliata. Non sto dicendo che è sempre giusta, però quello di cui mi pare di essere diventato consapevole, ma lo siamo diventati consapevoli tutti ormai, è che ha un impatto decisivo su quello che decidiamo di su quello che decidiamo di pubblicare e di rendere fruibile, o comunque di organizzare ancora prima che pubblicare, attraverso questi strumenti. E questo è un primo livello di impatto, anche di mescola tra il problema e la soluzione, tra lo strumento che adotto e il metodo, no? Perché in realtà l'utilizzo di dispositivi computazionali rimette in qualche modo in discussione, in maniera diversa, i metodi della ricerca storica tradizionali, quelli che abbiamo visto svilupparsi nel corso dell'Ottocento, del Novecento, e li portano su una dimensione che comunque li ridiscute, ma non li nega, non li cancella. Anzi, in qualche caso li valorizza nuovamente, dandogli una vita diversa anche qua, perché lo strumento impatta sul metodo, no? E quindi i big data, no, di cui parliamo, queste grandi collezioni di dati, no? Queste masse di dati che possono essere utilizzate, tornando all'esempio che ho fatto prima, per esempio per costruire delle cartografie digitali personalizzate, no? Lo storico dell'età moderna, e non solo quello dell'età moderna, ha un problema a volte a trovare delle carte, delle mappe con i confini del periodo che sta studiando. Il confine è un concetto molto sfuggente in età moderna, che si afferma progressivamente, ma a volte noi attraverso la documentazione possiamo costruire profili confinari puntuali, no? Atti notarili di cessione di terreni, atti di infeudazione che descrivono il territorio attraverso una toponomastica che si è conservata nel corso del tempo e che oggi in qualche caso si è depositata nei big data, nelle cartografie che gli enti regionali pubblicano, gli enti regionali, nazionali, pubblicano nei loro repository pubblici. Queste toponomastiche in certe aree si sono conservate come le troviamo nei documenti del 600. E questa corrispondenza ci consente a volte di ricostruire dei profili territoriali scomparsi. Questo ha un impatto obiettivo sulla qualità della mia ricerca, non può non essere, perché riesco a vedere lo spazio che prima riuscivo a immaginare solo leggendo il documento. La possibilità di costruire questi spazi oggi esiste, è diciamo un'operazione complessa, poi vediamo qualche livello di complessità, ma è possibile. Questo rimette il discorso dei big data, il campo dei big data, rimette in qualche modo in campo la storia, quella che era la storia quantitativa, cioè la gestione e l'utilizzo di grande masse di data, di grandi masse di dati, per affrontare una questione storiografica, no? La lezione della Nouvelle Histoire francese, no? Ha dato un contributo importante sotto questo profilo. Noi stiamo costruendo grandi collezioni di dati che possono essere utilizzate, che in qualche caso vengono utilizzate proprio recuperando quella metodologia che aveva anch'essa i suoi limiti, è stata in certi casi contestata, aveva degli impatti distorsivi, però è utile, non va abbandonata, è ancora ha una sua vitalità,
la mantiene questa sua metodologia tradizionale, chiamiamola così, proprio in relazione all'emergere di queste grandi masse di dati che vengono messe a disposizione e che continuano a crescere giorno per giorno in tutto il mondo, per effetto di questa spinta alla smaterializzazione qualcuno usa il termine digitalizzazione, che stiamo sperimentando tutti noi. Il GIS è quello di cui ho detto prima, no? la capacità, la possibilità di costruire lo spazio, di costruire digitalmente, di fabbricarsi lo spazio personale necessario per, cioè cucito addosso alla propria ricerca. Questa è un'azione che rientra in un processo più ampio, no? In una svolta spaziale, dove lo spazio è qualcosa già, una svolta che ha già qualche decennio, viene chiamata così, dove lo spazio diventa un elemento imprescindibile, uno spazio però anche autocostruito, sulla base degli elementi, delle informazioni che emergono dalla ricerca che stiamo conducendo. E poi i network analysis, cioè gli strumenti digitali che ci consentono di analizzare le relazioni tra punti, no? Questi sono, ci sono degli applicativi che nascono per fare come Gephi, che nascono per fare delle indagini di mercato, per rispondere a questa domanda: di cosa parla il pubblico su Twitter e a che ora lo fa? E poi si incominciano a fare tutta una serie di altre domande: e chi parla di che cosa? Cioè, sono maggiormente uomini e donne, che età hanno, eccetera. Le analisi delle reti attraverso Gephi sono state costruite per rispondere a esigenze di carattere commerciale, però a un certo punto qualche umanista, qualche storico ha iniziato a usare questi strumenti per ricostruire relazioni di uomini e donne, di società, di comunità, di gruppi, di famiglie che sono vissuti nel Settecento o nell'Ottocento. Quindi adattando uno strumento nato per altro, è la stessa storia, è la stessa cosa la possiamo dire per il GIS, che nasce per altro, nasce per gli ingegneri, per gli architetti, per i geologi, poi viene a un certo punto applicato alla geografia storica o agli storici che si occupano di storia ambientale del territorio. Ecco, anche qui ci permette di recuperare dei metodi, degli strumenti analogici come la genealogia, che è in effetti un'analisi di reti familiari molto complessa, è una scienza, come dire, molto complessa, molto articolata, un po' negletta probabilmente, ma molto importante, perché ci consente di, anche qua, di approfondire il nostro sguardo su una società e di cambiare anche la scala della nostra analisi, di passare da una scala media, intermedia, da una scala macro, da una scala intermedia ad una scala micro molto ravvicinata. E qui torna in campo l'esperienza della microstoria, no? Che è stata, di cui la storiografia italiana è stata in qualche modo la promotrice, ma anche allargando la scala della scala globale, queste grandi reti che possono essere ricostruite e possono essere visualizzate finalmente, non solo su carta, non solo su testo, ma su delle mappe, che ci consentono quindi di abbracciare degli spazi territoriali sterminati e di mettere le informazioni che noi abbiamo raccolto appunto con la nostra ricerca, di interrogarle anche alla luce della dimensione di queste reti, che ripeto può essere ad una scala molto piccola o ad una scala globale. E qui appunto il tema della storia globale, della global history, eccetera. E poi salto un attimo il social e vado alla linea temporale. Anche la possibilità di organizzare, come dire, visivamente il tempo, di scandire i momenti decisivi del percorso di ricerca che noi stiamo, della ricerca che noi stiamo sviluppando. Quindi l'importanza anche della storia evenienziale in qualche modo, no? Che può essere integrata però con gli altri metodi in un ecosistema, no? Che integra questi approcci, che li connette l'uno all'altro e che quindi in qualche modo opera una divisione dei poteri, non so se posso usare questa espressione, in cui un metodo non si impone da solo sugli altri, ma dialoga e confligge anche con gli altri.
È una prospettiva che rimette in campo appunto l'importanza degli eventi, no? Dei singoli eventi, anche l'importanza per gli studenti di conoscere, non è nozionismo, non è semplicemente nozionismo, è importante conoscere, avere una chiara scansione cronologica dei fatti che si sta studiando, però naturalmente non può essere solo quello lo studio della storia, deve essere, come dire, quella una base o un ausilio per comprendere e inquadrare meglio, gli altri sguardi che possiamo accendere sul problema che stiamo affrontando. E poi c'è lo scavo sui testi che è finalizzato a produrre, anche qua, noi possiamo analizzare il linguaggio o le parole ricorrenti all'interno di un testo individualmente in maniera analogica. Ma il computer ci consente di fare questa operazione su masse di dati sterminate e quindi di realizzare in un tempo molto più misurato delle letture interpretative o la produzione di dati che ci consentono delle interpretazioni e appunto ci consente di farlo in tempi molto più contenuti e anche con un dispendio di risorse, di capitale umano, di capitale finanziario più contenuto. L'importanza dell'analisi del testo riporta appunto anche all'antico legame tra storia e filologia, no? L'importanza dell'analisi del testo che è stata fondativa della storiografia moderna, no? La filologia ha dato un contributo importantissimo a, in qualche modo, passatemi l'espressione, laicizzare, no? L'analisi storiografica, sganciarla da parametri o da paradigmi o da finalità, come dire, precedenti ad agganciarla all'analisi, come dire, più laica, mi viene da dire, proprio del documento. Noi su quella linea, no, che è importante conoscere, possiamo continuare questo percorso utilizzando appunto questi strumenti che derivano da un settore, quello legato all'analisi dei testi, che è molto sviluppato in questo campo vasto che viene definito dell'umanistica digitale, ma che risulta utile anche naturalmente allo storico, perché è uno di quegli attrezzi, come gli altri, che concorre, se integrato, a costruire una visione, come dire, più completa o a costruire una risposta più completa all'interrogativo che ci siamo posti. Queste sono tutte belle questioni, belle prospettive, però poi che cosa si può fare concretamente, no? Perché altrimenti rimaniamo nel campo del meraviglioso impossibile, non so come dire. Scendendo su un terreno un pochino più pratico, io, per esempio, ho provato nella mia esperienza a dare concretezza a questi ragionamenti, che naturalmente non erano da subito questi, ma si sono evoluti nel corso del tempo. Quindi, nel mio ambiente, diciamo, di ricerca, ho cercato di dotarmi di questi strumenti, di integrarli tra di loro, per provare a raggiungere quegli obiettivi digitali che però, come diceva anche Federico all'inizio del nostro incontro, non sono il fine, ma sono dei mezzi che servono per arrivare al fine vero, che è appunto la risposta a quell'interrogativo storiografico che ha dato origine a tutto questo ragionamento. Quindi la digitalizzazione è un mezzo, non è un fine. È un mezzo che può essere usato quando serve, ma non è detto che serva sempre. Questo penso che sia importante. In certi casi è importante, è utile più che altro al ricercatore utilizzarlo, altre volte può essere non così rilevante. Questa è un po' la sintesi di una prima architettura a cui, diciamo, abbiamo dato vita in questo progetto sulle colonizzazioni interne. Vedete qual è l'esigenza, no? Abbiamo delle fonti che sono disperse in archivi diversi, biblioteche diverse, sul campo. Naturalmente le biblioteche vuol dire bibliografie, no? Anche qua si aprirebbe un campo, perché la costruzione delle bibliografie di una ricerca è un atto di ordinamento che
non è banale, tutt'altro, ha un impatto anch'esso molto forte nella visione che abbiamo del mondo, mi verrebbe da dire, e anche nella direzione che poi assumerà la nostra ricerca. Anche qua il digitale sta avendo un impatto importante, come sapete. Sugli archivi non approfondisco perché ne sapete sicuramente più di me. E poi, quindi, fonti che partono dagli archivi, dalle biblioteche e che vengono poi raccolte sul campo. Vedete, sono proprio gli esempi che ho fatto prima. Digitalizzazione, qua, che cosa intendo io? Intendo non semplicemente la trasformazione, l'acquisizione in digitale, ma anche, appunto, vedete qua, la descrizione del documento, la trascrizione del documento e la sua descrizione, cioè la metadatazione sostanzialmente. Il documento deve essere, l'informazione deve essere dotata delle informazioni sulle informazioni, che sono appunto i metadati, attraverso una scheda descrittiva che poi si può integrare con le cartografie che produciamo con un software di generazione di cartografie, in questo caso QGIS, e questi due elementi poi si integrano in una narrazione pubblica che mette insieme queste fonti all'interno di uno schema, visibile, unitario. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, visto che dunque dovrebbe essere questo. Ecco, per esempio, questa è la visione pratica di quello che vi sto dicendo, no? Quindi abbiamo uno spazio geografico che non è prodotto da me in questo caso, ma è importato da una mappa aperta. All'interno di questo spazio voi avete delle narrazioni, del problema storiografico ad una scala, diciamo, larga, ad una scala, in questo caso, statale, diciamo così, e poi però attraverso questa scala si può arrivare fino ad un livello di dettaglio, piuttosto avanzato, con addirittura anche la pubblicazione, no, qua qui non c'è, dei singoli documenti, metadatati. Per esempio, questa è una carta di popolamento di una colonia che è stata pubblicata, con la sua trascrizione, i suoi metadati, di riferimento, e poi ci torno su questo problema dei metadati. Quindi, io in questo modo ho il governo, cioè ho cercato di avere il governo della mia ricerca, cioè tutti i materiali che ho raccolto, che sto raccogliendo, che raccoglie il gruppo di lavoro per questa ricerca, vengono organizzati in questo modo, in modo da renderli richiamabili, in modo da renderli, fruibili. Adesso stiamo facendo lo sviluppo di un nuovo applicativo, che ci permette di fare queste cose un pochino meglio, speriamo. E questo, diciamo, è il primo tentativo, ne è seguito un secondo, che è questo qui, 401ica.it, dove abbiamo fatto, insomma, un portale per celebrare i 400 anni, 4 secoli di vita dell'Università di Cagliari. Ma anziché fare il solito portale così con le immagini, abbiamo costruito un sistema di gestione di tutta una serie di, vedete, di informazioni che possono essere, che vengono raccolte nel patrimonio, cioè studiando, schedando il patrimonio culturale, chiamiamolo così, dell'Ateneo, fatto di documenti, di statue, di quadri, di edifici, di architetture, che vengono tutti raccolti, schedati attraverso una scheda descrittiva, e vengono messi a disposizione, del pubblico, che poi ne può fare un uso, come dire, un consumo, generalista, come dire, no? Per cui mi interessa così avere delle informazioni, ma può, se vuole, arrivare anche ad un uso un pochino più specialistico di queste fonti, perché posso arrivare al singolo documento, alla singola scheda che mi viene presentata con corredata di tutti i suoi metadati. Questo sono tutti tentativi di creare qua è un pochino più ampio del progetto, perché effettivamente questo mio discorso, questa mia domanda di ricerca che mi ha portato poi a generare quel portale, quell'esperienza, si sta trasformando di fatto in un centro di umanistica digitale, che, insomma, siamo nelle more dell'elezione del direttore, dei suoi organi direttivi, ma è già dotata di, come dire, di una sua struttura, di un suo ecosistema digitale, di un suo ecosistema integrato. Cioè, stiamo facendo
migrare i progetti, i singoli progetti di ricerca dei ricercatori che hanno aderito in questa prima fase come promotori, li stiamo facendo, stiamo sviluppando la dimensione in una dimensione digitale, cioè stiamo cercando di integrare le metodologie della ricerca di diverse discipline del campo umanistico, la storia, la musica, il cinema. Questo incubazione vuol dire che sono dei test che stiamo facendo di sviluppo, archivistica naturalmente che ha un ruolo importantissimo in tutto questo, e anche geografia, come dire, questi i materiali prodotti da questi ricercatori, dai loro progetti di ricerca, vengono organizzati, in qualche caso lo sono già, in qualche caso lo saranno, vengono organizzati attraverso quello schema, quella macchina, quel software, come lo vogliamo chiamare, che vi ho fatto vedere prima, questo qui, in modo da creare delle fonti, in qualche modo, tra virgolette, delle collezioni di documenti che siano coerenti, perché sono tutte descritte secondo una stessa norma, secondo una stessa regola. E naturalmente qual è questa regola? Qua apriamo un capitolo su cui non mi soffermerò molto, ma che penso insomma sarà interessante magari affrontare nel dibattito successivo a quello che dirò. Cioè noi che cosa stiamo facendo? No? Non lo stiamo facendo a Cagliari, lo stiamo facendo in tutto il mondo, in tutte le università, poi anche enti pubblici, sono attivi processi di questo tipo, con un particolarismo di cui abbiamo parlato tante volte con il professor Valacchi, no? Quindi ognuno un po' si inventa le sue regole di descrizione, c'è una fortissima eterogeneità all'interno di queste esperienze. All'interno delle esperienze del singolo dipartimento, quindi noi stiamo facendo uno sforzo piccolino, anche se è molto impegnativo, quello di parlare una lingua comune tra discipline diverse dentro un dipartimento, ma questo discorso andrebbe fatto ad una scala molto più ampia, e ci sono, naturalmente, non stiamo inventando niente, va da sé, e noi stiamo cercando di applicare delle buone pratiche, quelle che pensiamo possano essere delle buone pratiche emerse alla luce di un dibattito internazionale che è ancora molto attento, è ancora molto attivo e molto acceso, e non è neanche giunto ancora a delle risposte definitive su queste questioni, ammesso e non concesso che ci saranno mai delle risposte definitive. Quello che però ci siamo interrogati, abbiamo detto: che cosa stiamo facendo, cosa stiamo generando? Cosa sono queste collezioni di informazioni raccolte dai ricercatori nell'esercizio della loro funzione? Mi verrebbe da dire, parafrasando la definizione che imparai alla scuola di archivistica, no? Che gli archivi sono il deposito dell'attività pratica, il deposito documentale di un'attività pratica condotta da un ente, da una persona. Ecco. Usiamo questa definizione in relazione a quello che stiamo facendo noi. Queste informazioni che noi stiamo organizzando, che cosa sono e come le organizziamo? Questa è una domanda, credo, cruciale. Come creiamo queste schede? A partire da quali informazioni? Modellate su quale modello? Ecco, qui entra il tema di delle ontologie, dei vocabolari, delle tassonomie, delle parole chiave che devono dare il nome a quei campi descrittivi. Quali sono queste parole chiave, no? questi termini, organizzati in quali classi? Quali sono le comunità di riferimento che stanno sviluppando un ragionamento su queste questioni e che hanno portato questo ragionamento a dei risultati importanti? Non è semplice rispondere a queste domande, perché viviamo in un mondo molto frammentato anche da questo punto di vista. Quindi il come fare tutto questo è molto importante, perché dobbiamo essere consapevoli, e questo lo dobbiamo essere non come storici, come archivisti, ma come cittadini, io credo, che noi stiamo generando delle fonti in qualche modo, non so come non le chiamo archivi, però con i nostri smartphone, con i nostri dispositivi mobili e fissi, noi stiamo generando delle fonti. Non scriviamo più le lettere che oggi gli storici, le lettere come si faceva nel Settecento, no?
che possono essere quindi ritrovate e studiate, e per studiare la biografia intellettuale, la rete di relazioni di un intellettuale del Settecento, no? Mapping the Republic of Letters, quel progetto bellissimo dell'Università di Stanford, che appunto lavora così, cioè hanno ricreato il network attraverso la corrispondenza di questi intellettuali. Le nostre corrispondenze non sono cartacee, sono SMS, sono messaggini su WhatsApp, sono email, no? Dove vanno? Chi conserva queste email? Chi conserva questi dati, queste informazioni? Con quali regole li descrive? Chi decide quelle regole? Chi ha deciso quelle regole, quei metadati? Quindi qui vengo al perché noi dobbiamo porci queste questioni. Come può oggi uno storico non mettersi il problema di come oggi le fonti vengono costruite, di chi le costruisce e di come le costruisce, e a volte anche del perché le costruisce? È importante, perché ed è importante entrare nel dibattito su come vanno descritte queste fonti, ed è importante entrarci da storici, con la sensibilità che deriva dalla conoscenza di quelle metodologie alle quali ho fatto riferimento prima, da storici, da archivisti, da paleografi. Cioè, l'alfabetizzazione digitale, se ha un senso primo, ha questo senso soprattutto, che noi non possiamo rimanere al lato, non possiamo far finta che tutto questo non esista, anche perché noi siamo tutti quanti storici digitali. Anche chi non lo è consapevolmente è oggi uno storico digitale, perché ci serviamo per la realizzazione delle nostre ricerche di banche dati digitali che troviamo online, di libri che scarichiamo, che consultiamo online, di addirittura di digitalizzazione di interi pezzi di archivi, di serie, di sottoserie o di singole unità documentarie che vengono digitalizzate e messe a disposizione del pubblico. Come si può sostenere che tutto questo non abbia un impatto nel lavoro che facciamo, nel lavoro dello storico e poi naturalmente nel lavoro di tutti coloro che a vario titolo hanno a che fare con queste fonti? Ha un impatto obiettivo. E noi ci dobbiamo interrogare su questo impatto, e dobbiamo anche interrogarci, però, siccome siamo i fruitori di quelle fonti e siccome da storici e naturalmente da archivisti sappiamo che il modo in cui quelle fonti mi vengono presentate ha un impatto sulla lettura che ne do, sull'interpretazione che ne do, no? Il contesto, esiste il contesto del documento che viene pubblicato? Un documento in archivistica, no, si insegna, una delle cose che mi ricordo, delle poche cose che mi ricordo di archivistica, che il contesto è fondamentale per il singolo documento. Per un archivista ha un valore relativo, è il sistema di relazioni che permette di collocarlo appunto all'interno del suo fondo, no? Di posizionarlo in un punto preciso di questo, dell'articolazione di questo fondo che mi interessa. Ma quello non interessa solo all'archivista che deve censire, inventariare, riordinare, interessa anche allo storico, perché il fatto che quel documento si trovi in una posizione o non, o in un'altra posizione, può darmi delle impatta sul modo in cui io leggo quel documento. E quindi, tornando al discorso, qual è il contesto in cui questi documenti vengono registrati e vengono descritti e pubblicati? Chi lo fa? Quale potere lo fa? Perché questo è un discorso, la gestione dell'informazione da sempre così, è un discorso che poi ha a che fare con il potere, naturalmente. Chi gestisce la conoscenza è il titolare, è in definitiva il titolare del potere. Quindi come descriviamo? Perché descriviamo? Con chi? Nel senso, per chi? E qui... qui vengo alla dimensione pubblica di questo discorso, no? I ragazzi che seguono il laboratorio che tengo alla prima lezione imparano che storia pubblica e storia digitale, public history e digital history, non sono due cose sovrapponibili, naturalmente possono trovarsi a convivere, ma non sono la stessa cosa. Qui
la dimensione pubblica è proprio questo che questo si lega, è legata a quello che ho detto, proprio in relazione a queste domande. Come vengono, come chi descrive queste informazioni, come vengono descritte? Sono informatici, sono storici, sono burocrati? Chi decide come l'informazione viene messa online? In base a quali regole, a quali norme? Ci sono delle regole. L'archivistica ha fatto un lavoro molto importante negli ultimi, credo, 20 anni, forse di più, su questo. La biblioteconomia ha costruito delle norme, ma noi oggi non siamo più solo in questi campi, diciamo, tradizionalmente archivistico e biblioteconomico, ma sta esplodendo letteralmente una produzione di informazioni, di collezioni, che pone questa, la scala di questo problema è diventata molto più grande, molto più ingestibile sotto tanti profili, mi pare. E questo è però un processo che entra direttamente, come dire, in connessione con l'ultima parola chiave, quella del pubblico, perché tutto questo lo si sta facendo per avere audience, no? Come dire, per avere pubblico, per avere fruitori, per interessare, per essere accattivanti in molti casi. In molti casi solo per questo, nei casi migliori essere accattivanti è anche qua un mezzo per diffondere magari diffondere conoscenza. E qui la parola pubblico, public, no? È ambigua, difficile da affrontare, perché storia pubblica, public history, significa, in una delle sue definizioni più sintetiche, ma io credo efficace, una storia fatta per, ma soprattutto con il pubblico, cioè le comunità che partecipano alla costruzione di fonti, mi verrebbe da dire, no? Attraverso testimonianze dirette, aprendo gli archivi familiari, indicando un toponimo o aprendo, diciamo, delle cappelle private dentro le quali si possono trovare delle informazioni utili alla ricerca, oppure delle comunità o dei gruppi che vogliono conoscenza, che hanno bisogno per esigenze, come dire, di identità, per sentimento di appartenenza, di riscoprire, di conoscere le origini della loro stessa comunità o del territorio, la storia del territorio in cui questa comunità si trova insediata, e chiedono aiuto da parte di storici specialisti. Quando non lo trovano o non lo trovano particolarmente fruibile, generano, producono una storia da sé, che però in moltissimi casi non tiene minimamente in conto di quelle metodologie, di quelle norme, di quelle regole che sono importanti per rendere solida, appunto, la ricerca. Quindi c'è una tensione a fornire, ecco, una tendenza positiva, io credo, a fornire anche a questi gruppi degli strumenti da parte di chi ne è dotato, perché è un modo che l'università ha di, come dire, di disseminarsi nel territorio, di dialogare con il territorio, e può averne delle risposte significative. Però pubblico ha anche un'altra accezione, che è il problema del ruolo che lo storico vuole avere in tutto questo. Allora, il discorso della generazione di fonti, cioè il fatto di intervenire nella generazione delle fonti, di intervenire nelle regole che disciplinano la descrizione delle fonti, la descrizione dei documenti, la descrizione di queste risorse, di questi repository, di questi big data che vengono messi online, quello è qualcosa, è un'azione che ha a che fare con il lavoro dello storico, sì, ma ha anche una fortissima dimensione civile dal mio punto di vista, perché si mette a disposizione l'arsenale dello storico per rendere quelle informazioni secondo determinati parametri, no? Che non rispondono quindi ad altre logiche che possono essere dichiarate più o meno mercantile, per esempio di business, ma sono preoccupate, insomma, come dire, queste regole, di offrire delle fonti che siano correttamente impostate da un punto di vista proprio anche della ricerca, insomma.
In questo intervento si pone il problema dell'autonomia dello storico, che è un tema che esiste da sempre, da quando esistono gli storici, cioè un'oscillazione tra l'impegno civile e il fatto che lo storico deve rimanere un po' imparziale, o comunque non prendere una posizione politica troppo netta. C'è forse una difficoltà in questo, nel trovare un posizionamento preciso, in modo che ciò che si scrive come storico non venga tacciato di parzialità o cose di questo genere. Esiste probabilmente, io credo, ma è più che altro una domanda che vi faccio, una difficoltà dello storico a entrare in questi meccanismi pubblici, sia ad un livello, come dire, alto, che a un livello più comunitario, diciamo, non voglio dire alto-basso, ma voglio dire un livello dove è lui che informa, insomma, la comunità di riferimento e aiuta e collabora, ed un altro invece più decisionale, dove si stabiliscono le regole attraverso cui queste azioni si possono svolgere. C'è il problema dell'autonomia, dicevo, di questa autonomia che emerge, il problema del giudizio, cioè il problema che lo storico, quando oggi entra nel dibattito pubblico, si trova davanti a una comunità molto diversa dal passato, e che è stata cambiata dall'avvento del digitale e del social network. Noi oggi abbiamo masse di neolettori, di persone che nella società, chiamiamola analogica, una volta uscite dal momento, diciamo, di formazione scolastica obbligatoria, rimanevano quasi del tutto fuori dal mondo della lettura e della scrittura, e dunque anche di un certo del dibattito. Queste masse oggi ritornano prepotentemente e partecipano in maniera molto attiva e anche a volte aggressiva al dibattito pubblico, su tutte le questioni, anche su quelle che richiederebbero una preparazione di base per essere affrontate con competenza. E questo investe la medicina, i vaccini, ma investe anche gli storici, naturalmente, con una contestazione pubblica di posizioni che sono, anche se quelle posizioni sono fondate su quelle metodologie e su quel confronto, su quel dibattito, cioè se sono state filtrate anche da un confronto e da un conflitto di idee con altre persone che condividevano quei metodi, quelle regole, e che le hanno in qualche modo adottate per condurre le loro ricerche. Quindi ci troviamo davanti a questo problema del giudizio, il giudizio che si ha nei confronti degli storici, del loro lavoro, però anche il problema del giudizio, cioè della storia usata più per giudicare che per capire, che è un elemento che condiziona moltissimo questo dibattito oggi. Quindi si strumentalizza, ecco, l'uso pubblico della storia in questo senso, si strumentalizzano episodi, momenti della storia, lo fa l'opinione pubblica, il dibattito pubblico, i giornali, spesso vengono strumentalizzati alcuni momenti per esprimere un giudizio, quando invece, appunto, il ruolo dello storico non è giudicare il passato, ma capirlo. Offrire strumenti chiavi per la sua interpretazione e per leggerlo. Qui riporto una frase di Mark Bloch che mi piace molto, perché esprime efficacemente questa ansia, che evidentemente non è nuova, non è presente solo nell'epoca digitale, perché Mark Bloch scrive in anni, da questo punto di vista, non sospetti. E poi torniamo, appunto, a quello che dicevo prima, al problema delle regole, che questo dibattito si svolge fuori da tutte queste regole. E allora qui il rischio qual è? Che lo storico, siccome non riesce magari in qualche caso a dialogare con delle comunità che sono così presenti, ma così esterne anche al rispetto di quelle norme, rischia di chiudersi, di dialogare solo con coloro che condividono quei metodi, quelle regole, quelle norme. E questo crea un problema di assenza anche dello storico nel dibattito pubblico. E ripeto, allora anche qua è tutto un po' teorico, e anche qua, allora, lì lo sforzo è quello di entrare dentro questi problemi, no? Quindi, per quanto mi riguarda, questo è un problema anche educativo, civile, no? Questo non mi piace l'idea di entrare in queste questioni, non di far finta che non ci siano, di dire: vabbè, io faccio altro. Quindi acquisire consapevolezza di questi processi, perché questi processi sono interessanti per lo storico, a mio parere.
sono interessanti non solo per lo storico, sono perché le dinamiche si svolgono in questi termini oggi così? Credo che sia importante capirle, interrogarle, no? Con la stessa urgenza per cui ci dobbiamo interrogare sul fatto che vengano abbattute delle statue, no? Per quali sono le ragioni? Perché c'è questo giudizio, no? Che è espresso in queste forme, non sto dicendo che è giusto o sbagliato, ma è interessante che ci sia, e questo va interrogato in qualche modo. Quindi l'acquisizione di una consapevolezza di questi processi è un tema educativo, è un tema didattico, secondo me, almeno non secondo me, anche qua, è secondo una comunità a cui io mi riferisco, che ha fatto tanti esperimenti sotto questo profilo, e oggi siamo in un seminario di archivistica, ma anche in un laboratorio di public history, quindi voglio dire, stiamo parlando esattamente di questa sensibilità che porta infatti i docenti, anche le università, a formulare delle offerte didattiche che portino gli studenti a interrogarsi su queste questioni, no? E anche a Cagliari l'abbiamo fatto con questo laboratorio Ludica, che anche qua è un acronimo in italiano però, di Umanistica Digitale Cagliari, dove abbiamo costruito un percorso che è di storia fondamentalmente, ma aperto naturalmente a studenti delle magistrali, dottorandi, assinisti, anche che hanno altri interessi, geografia, storia dell'arte, ma anche archeologia per esempio. Un percorso, questo è un poster che hanno preparato tre studenti del laboratorio e che hanno presentato all'assemblea di Public History che si è tenuta a distanza quest'anno, anzi l'anno scorso, nel 2020, per le ragioni pandemiche che conosciamo tutti. E questi hanno utilizzato la metafora della metropolitana, è un percorso che parte dalla fonte, noi la abbiamo chiamato a bit zero, dal documento che trovi in archivio, dalla fotografia che scatti insieme sul luogo, no? Sul luogo che stai indagando, passando attraverso una descrizione consapevole, quindi con la costruzione di schede descrittive attraverso dei metadati selezionati, si arriva fino all'accesso allo spazio che si è studiato. Quindi si va sul territorio, ci si trasferisce per una settimana in una comunità della Sardegna ogni anno, almeno questo è quello che avveniva prima della pandemia, cioè, ogni anno tendenzialmente ci si trasferisce in una comunità e lì insieme a quella comunità si continua a raccontare, a scrivere e a raccogliere informazioni, soprattutto quest'ultimo, a raccogliere informazioni sulla storia di quella comunità che si è studiato nei momenti precedenti. Quindi è un progetto didattico che in qualche modo parte dal documento, dalle fonti, le descrive, ma poi dopo le mette anche alla prova della comunità e invita la comunità a concorrere alla loro, non mi piace questa parola, ma non me ne viene un'altra, implementazione. Questo perché penso che, perché pensiamo che sia importante sperimentare anche questa dimensione della storia per e con il pubblico. Io ne ho avuto un'esperienza umanamente parlando positiva, dal punto di vista scientifico c'è stato qualche risultato, ma è stato molto faticoso, devo dire. Dal punto di vista però didattico è stato, ritengo di poter dire, molto positivo, perché abbiamo sperimentato queste parole chiave, questi strumenti, queste metodologie, le abbiamo messe alla prova di una ricerca reale, anche se naturalmente limitata, e ci siamo anche messi alla prova di una comunità che non è semplice, perché bisogna anche cambiare il linguaggio, perché bisogna anche avere una disponibilità fisica, come dire, a spostarsi, a muoversi con loro nei loro orari, entrare nelle loro case, andare per terreni a cercare il villaggio abbandonato e cose di questo genere. Quindi è stata una dimensione, credo didatticamente riuscita, proprio per dare anche una dimensione umana di questo digitale, che soprattutto si presenta non come un fine, ma come un mezzo per arrivare a qualcosa di più. Io avrei finito sinceramente di esporre insomma i punti fondamentali, ho messo tanta carne al fuoco in maniera un po' confusa e me ne scuso, però insomma sono
sarei lieto di, se ci fossero dubbi, domande o cose poco chiare, di rispondere alle vostre sollecitazioni. Vi ringrazio. Allora, grazie Giampaolo, l'intervento sì, in effetti davvero molto denso. Io mi sono preso una serie di appunti e di spunti su cui poi vorrei ritornare, ma direi che a questo punto intanto cediamo la parola a Sabina per le sue considerazioni, poi io mi accoderò e poi naturalmente caldeggiamo gli interventi da parte sia degli studenti che degli ospiti. Insomma, il senso di questi incontri è proprio quello della massima, come dire, partecipazione, apertura, collaborazione. Sabina, a te. Grazie mille. Io voglio davvero ringraziare Giampaolo per questo suo intervento, devo dire molto denso e complesso, ma che diciamo secondo me è stato molto utile, immagino. Non ti sentiamo, Sabina. Non so se sono solo io. No, infatti ne approfitto per chiedere se il professor Salice può disattivare la condivisione dello schermo. Così. Grazie. Aspettiamo che Sabina se riesce a ricollegarsi. Non so che cosa possa essere accaduto. Volevo. Sono molte le cose che hai introdotto, Giampaolo, veramente, quindi. Però su alcune, insomma, tra un po' mi farebbe piacere tornare, però volevo prima sentire il parere di Sabina. Giorgia, ne hai notizie da qualche parte? Vedo che si è disconnessa, quindi credo che stia provando a rientrare. Hanno bombardato Monteverde. Ecco. Scusate, è saltato tutto. Devo ricomincio da capo perché. Va bene. Scusatemi molto, ma oggi la giornata non è delle migliori da un punto di vista di connessione. Ciao Sabina 2, vai. Esatto. No, io appunto stavo dicendo che ringraziavo Giampaolo appunto perché molti dei temi che lui diciamo ci ha esposto con grande complessità, quindi sicuramente più complessità rispetto a quelli a quella di cui abbiamo cominciato a parlare la settimana scorsa nel laboratorio di Public History, però sono ritornati e sono ritornati, diciamo, mettendo insieme questi due concetti su cui insisteva anche Giampaolo, che mi sembrano fondamentali, di teoria e prassi, no? Perché lui non solo, diciamo, ci ha, ha messo in risalto, ci ha segnalato una serie di problemi e di questioni con cui oggi lo storico, l'attivista, chi si occupa di public history, ma in generale possiamo dire chi svolge secondo me un percorso di ricerca, perché come giustamente diceva anche lui, in realtà le discipline che intervengono, no, nei nostri discorsi sono tanti, non sono solo quella esclusivamente storica, diciamo in senso stretto. E ci si interroga intorno appunto a questo problema anche delle fonti, di come le fonti debbano essere trasmesse, di questa appunto proliferare di fonti. Non so se Federico, se ti ricordi che in uno dei primi seminari che abbiamo fatto insieme ormai già qualche anno fa, proprio legati, no, a questa interdisciplinarietà e anche a questa immane riserva di fonti digitali per il futuro, io scherzando appunto dicevo non vorrei essere uno storico del futuro, proprio per la difficoltà e la complessità, no, di trovarsi a dover maneggiare tutti questi aspetti. E quindi l'altra questione che mi sembra fondamentale, su cui ha insistito molto sempre Giampaolo, mi sembra quella della consapevolezza, no? Questo concetto che è fondamentale proprio per indirizzare un po' tutto il nostro lavoro nelle direzioni molteplici che oggi ci troviamo ad affrontare, insieme a quello dell'interdisciplinarietà,
che l'altro concetto su cui pure anche io insistevo con i ragazzi e che mi sembra ritornare prepotente anche in questo intervento e che si lega anche a quello che Giampaolo ha accennato, ma che mi sembra un'altra questione fondamentale, e cioè al lavoro di equipe. Cioè, gli storici, noi, diciamo, lui è stato, io tutta la mia ammirazione per la capacità di gestire anche una serie di strumenti informatici che io non sarei in grado di affrontare con altrettanta facilità, però è evidente che anche appunto da quello che lui ci ha raccontato dei progetti che sono stati messi in piedi dall'Università di Cagliari, sicuramente le competenze necessarie per affrontare questo tipo di progetti sono molteplici, sono effettivamente diverse, e quindi è impossibile, diciamo così, pensare di poter affrontare lavori di questo genere, di tale complessità, anche da un punto di vista digitale, senza l'intervento di figure anche professionali differenti. Tra l'altro lui ha nominato appunto archeologi, geografi, diciamo attivisti ovviamente, storici. Io mi chiedevo gli antropologi, ad esempio, che so che sono anche molto attivi a Cagliari, questa è una mia curiosità, come si pongono all'interno, diciamo, di questo schema. L'altra cosa che mi sembrava interessante, poi anch'io ho preso tantissimi appunti, ma non voglio nemmeno rubare troppo tempo alla discussione, ritornando, diciamo, anche a quel rapporto fra storia pubblica, storia digitale, che giustamente, come diceva Giampaolo, non sempre si sovrappongono, possono sovrapporsi nel senso che noi possiamo utilizzare in qualche modo gli strumenti della storia digitale. Fondamentale mi sembra questo rapporto, questo, diciamo, relazione che lui richiamava anche in relazione appunto alle fonti orali, alla capacità anche di gestire un numero molto significativo di fonti di tipo differente, e anche, possiamo dire, proprio in relazione alla public history, questo, diciamo, intervento partecipativo, no? Con il pubblico. Cioè il pubblico è, intanto, come diceva lui, quando parliamo di pubblico dobbiamo, anche io lo sottolineavo la settimana scorsa, dobbiamo sempre parlare di pubblico al plurale, parlare di pubblici, utenti che sono diversi, e quindi anche il modo di confrontarci, come diceva lui, anche nella costruzione di un sito, di un qualunque tipo di strumento digitale, deve essere sempre commisurato a utenze, diciamo, molteplici, o comunque avere ben chiaro qual è l'utenza alla quale si indirizza. Ma l'altra questione, e da qui davvero chiudo, poi casomai possiamo tornare ancora sulla discussione, che mi sembrava fondamentale e che ancora, anche quella emerge con grande chiarezza dal suo intervento, emersa, è come il termine pubblico sia un termine fortemente polisemico, cioè lo possiamo interpretare sotto tanti punti di vista, e questa, diciamo, essere un termine polisemico fa sì anche che sia un termine talvolta ambiguo, no? Io l'altra settimana appunto ragionavo con i ragazzi sulla distinzione tra appunto storia pubblica e uso pubblico della storia, dicendo che certo sono due cose diverse, ma è anche vero che poi in realtà molto spesso finiscono per intrecciarsi, perché comunque, come diceva lui, il ruolo dello storico in qualche modo è sollecitato anche a un intervento, no? Torniamo sulla questione della consapevolezza. Per cui, insomma, direi che davvero mi sembra, voglio anche ringraziarlo per questi progetti che mi sembrano molto, molto interessanti, e che poi sicuramente, magari se Giampaolo ci dà non solo il PowerPoint, ma ci dà anche, diciamo, gli indirizzi, i link per i vari siti che lui ha nominato, così che poi i ragazzi possano andare anche a esplorarli in prima persona da soli, è anche un modo appunto per entrare meglio in media stress. Queste sono le questioni fondamentali, mi sembra. Grazie Sabina. Giampaolo, vuoi dire qualche battuta tu? Poi magari anch'io vorrei fare qualche considerazione. Purtroppo c'è troppa sintonia, quindi questo nuoce alla capacità di dibattito, perché in realtà
mi sono sbitato la testa a forza di annuire mentre vi ascoltavo, e questo non è bello, ma insomma, essere d'accordo è una cosa che mi infastidisce. Posso aggiungere solo un'ultima cosa? No, no, non posso. No, che mi sembrava anche molto interessante proprio per i miei studenti di beni culturali, questo importante, costante, diciamo, richiamo al territorio da parte di Giampaolo, no? Perché anche quando lui si riferiva all'importanza della fotografia, di partire dal contesto proprio sul territorio, di lavorare attraverso le mappe, questo mi sembra, diciamo, in qualche modo, non per portare acqua al mio mulino, anche se ovviamente lo sto facendo, è un modo anche per far vedere effettivamente come le diverse competenze che acquisiscono i nostri studenti, che non sono appunto solo competenze storiche, ma sono competenze archivistiche, competenze storico-artistiche, archeologiche, siano tutti elementi che poi contribuiscono in qualche modo a appunto a creare delle nuove professioni su cui finora forse ci siamo poco, diciamo, fermati, poco interrogati, ma che sicuramente invece diciamo offrono delle possibilità diverse da quella che è il ruolo dello storico accademico puro, diciamo. E ora sto veramente zitta. Vai Giampaolo, a te. Sì, parto da queste ultime considerazioni che mi sembrano, mi danno la possibilità di, appunto, sono d'accordo, una parola chiave che ha usato Sabina è progettazione, no? In questo senso non c'è, mi pare, differenza tra il mondo analogico e quello digitale. Le buone ricerche sono sempre figlie di un buon progetto, no? Di un buon progetto di ricerca. Questa progettazione però oggi, proprio alla luce della complessità delle fonti che possiamo produrre, proprio perché disponiamo di questi dispositivi, deve essere fatta necessariamente da professionisti che governano in qualche modo sia il campo, diciamo, umanistico stretto, sia però anche il campo, diciamo, io l'ho chiamato computazionale. Con questo non voglio dire che dobbiamo diventare tutti degli informatici. A mio parere non c'è neanche la necessità di conoscere gli applicativi software come se si fosse degli informatici. Se c'è qualcuno come me che è un po' nerd, allora può anche mettersi a studiare il singolo software. Però quello che è importante è conoscerne l'esistenza, conoscerne le potenzialità, sapere che la comunità scientifica sta utilizzando quell'applicativo per fare una determinata ricerca, perché questo mi consente di progettare. Poi una volta, cioè, di andare come professionista dei beni culturali a dialogare con un ente pubblico, con un comune, con un ente, un'associazione, una fondazione, proporre dei progetti competitivi, perché sono competitivi oggi i progetti che navigano bene e operano bene nell'ambiente digitale, va da sé. Questo termine è un grande attrattore anche di risorse, di finanziamenti, nascono anche i ministeri con questa parola dentro. Quindi non è necessario diventare informatici, ma avere consapevolezza del dibattito. E la consapevolezza del dibattito come si acquisisce? Quando io ho iniziato a interrogarmi su questi problemi, l'ho fatto con Twitter. Avevo una lista su Twitter di professionisti, soprattutto del mondo anglosassone, che sviluppavano o provavano, facevano degli esperimenti con degli applicativi, sono nate poi delle società, delle start-up. Oggi il mondo, questo mondo, è molto più strutturato, ci sono riviste scientifiche, ci sono centri di ricerca, ci sono congressi, ci sono convegni, quindi c'è la possibilità di sintonizzarsi con questo mondo e di conoscere quindi che cosa si sta facendo. Io credo che questo sia molto importante per gli operatori che lavorano nel mondo, quelli che diventeranno i futuri operatori del mondo culturale. Non è possibile, io credo, operare all'esterno, diciamo, di questo perimetro, eccomi. In questo senso il termine progettazione si lega al termine del territorio. Un dialogo più forte col territorio è possibile, credo, a partire anche da questa conoscenza. Ripeto, non sto parlando tanto di competenza, so usare quel programma, ma di conoscenza, la conoscenza dei processi e dei programmi che possono aiutarmi a
a mettere in campo un progetto di conoscenza per un determinato territorio. E quindi, e poi, insomma, questa era la suggestione che mi è venuta ascoltando le ultime parole di Sabina. Poi sulla polisemia del termine pubblico, credo che sia anche, per via di questa ambiguità che anche, per esempio, l'Associazione degli Storici dei Public Historian Italiani hanno scelto di non utilizzare la terminologia italiana, no? Associazione Italiana di Storia Pubblica, ma hanno utilizzato una formula in inglese, anche perché è da quel mondo, dal mondo anglosassone, che questa neodisciplina, diciamo, trae le sue origini, che dove si è sperimentata nei termini attuali per la prima volta. E poi sugli antropologi, allora, so che dovrebbero entrare anche loro nel nostro, siamo in dialogo, quindi anche loro hanno tra l'altro dei bellissimi progetti che utilizzano il potenziale computazionale e hanno dei bellissimi progetti di memoria orale. Soprattutto per quello, io insomma, sì. La storia orale, la memoria orale l'hanno sempre utilizzata, no? Con sì. Quindi so che il loro progetto è di convergere. Non è a costo zero, naturalmente, perché voi potete immaginare, per attivare questi spazi, eccetera, eccetera, è necessario disporre di qualche risorsa che non sempre è immediatamente disponibile. Ecco, lo sappiamo come funziona. Quindi quando si vince un bando, magari si hanno quelle risorse. Bene. Allora, per rilanciare, riprendere e sostenere questa discussione davvero interessante, mi sono segnato qualche parola, diciamo, intorno a cui ragionare, ma insomma assolutamente in sintonia con quello che voi avete già detto. Una piccola premessa: è vero che non dobbiamo diventare informatici, tutt'altro, però anche chi non è nerd, perché insomma io non rientro probabilmente nella categoria, trae molto giovamento quantomeno dal vedere, no? Dal collaborare alla costruzione delle risorse. Beh, parlavamo di ontologia, capire come si costruisce materialmente un'ontologia aiuta più di 1000 pagine ben scritte a capire un'ontologia. Io ho fatto questa esperienza con i vecchi sistemi informativi, io credo quel poco che ci ho capito di essere riuscito a capirlo, perché lavoravo a costruire il singolo record, il singolo modello relazionale. Quindi è verissimo, no, che il nostro compito non è di essere informatici, ma di definizione dei requisiti o dei prerequisiti delle risorse. Però, ecco, avere la fortuna di mettere le mani in pasta, secondo me, ci rende molto, molto più consapevoli. E qui passo anche a una parola che è basica per tutto quello che stiamo dicendo, e che tu hai evocato, quello dell'alfabetizzazione, no? Cioè di un uso davvero consapevole di questa potenza di fuoco che abbiamo a disposizione. La settimana scorsa, dentro a questo progetto che si chiama Bacheca Semiologica Base, no? Che sta andando in onda periodicamente insieme alla Sovrintendenza Archivistica per la Lombardia, abbiamo commentato e discusso il libro di Maurizio Lana sull'information literacy. Io credo che, come dire, l'information literacy dovrebbe essere un prerequisito. Io la insegnerei nella sua dimensione, appunto, didattica, didascalica, fin dalle elementari, perché altrimenti noi ci troviamo con finte generazioni digitali, con finte competenze digitali. E come dire, maneggiare una bomba senza sapere che può esplodere, cioè qualche fattore di rischio lo comporta. Comunque a valle poi porta a quelle misinterpretazioni, no? Che pure anche ad alti livelli si vedono. C'è un gran bisogno di alfabetizzazione, ma del pensiero digitale prima ancora che dell'azione digitale. Poi che io sappia spippolare più o meno su un'app, a me sembra per certi versi secondario, anzi fuorviante, se prevale con quello che chiamiamo tecnicamente lo spippolamento. Altra parola che mi sembra sia venuta fuori con forza è quella dell'integrazione, integrazione tra discipline, integrazione tra domini, integrazione tra competenze, no? Queste digital humanities che
su questo si potrebbe discutere a lungo, insomma, diciamo ogni tanto mettiamo come cappello a questo percorso integrativo. Ci sono altre formule, c'è la formula MAB, per esempio, no? Musei, archivi e biblioteche. Ora, questo tema dell'integrazione, che poi rimanda immediatamente, naturalmente, alle riflessioni che tu, Giampaolo, facevi sulla rappresentazione ontologica, per così dire, del mondo, è un altro tema caldo. Che vuol dire integrare? Cioè, tutti diciamo vogliamo integrare, e neppure questo è un concetto nuovissimo, no? Soprattutto per gli archivisti. Io credo che, appunto, ci sia un'integrazione sistemica e istituzionale nel definire, no, le circoscrizioni di integrazione, e poi ci sia un terreno pratico dell'integrazione che si sviluppa tutto dentro agli impianti descrittivi, dentro agli standard, ai modelli di rappresentazione. Cioè, le ontologie, la rappresentazione, se vogliamo, multidimensionale, no, delle nostre realtà, sono l'arma forte. Però anche qui ne acquisisco la consapevolezza, smetto di parlarne soltanto e costruisco ontologie, rifletto sulle entità di cui le ontologie si nutrono, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è un termine, una questione che tu molto opportunamente hai richiamato. C'è il problema ancora della fruizione, chiamiamola così genericamente, che rimanda ai pubblici e quant'altro. Io credo, parlando, e qui però mi rivolgo in forma interrogativa a tutti quanti, io credo che insieme a fruizione debba andare l'espressione polifunzionalità, la molteplicità dei fini, no? Che pure è emersa. Per gli archivi questo è particolarmente vero, perché insomma gli archivi sono in prima battuta, lo sappiamo tutti, strumenti di uso quotidiano pratico, però c'è anche questo aspetto che ci rimanda, e poi ho quasi finito, state tranquilli, a un altro problema, che è quello di un'altra parola che a me ormai suona fissa ogni volta che la sento, e ho tante colpe nell'averla, come dire, implementata, sempre che non ci piace questo termine, ma non ne troviamo mai un altro, che è comunicazione, no? Cioè sta comunicazione, che vogliamo comunicare? Mettiamoci d'accordo. Io, se sto all'archivistica, gli archivisti da secoli comunicano con un'attività molto nobile e molto ben circostanziata dal punto di vista metodologico, che si chiama mediazione. Quindi non c'è da inventarsi di nulla. Poi certamente c'è, e stiamo parlando di public history, quindi storytelling, narrazioni e quant'altro sono, come dire, sul tavolo. Io credo che, vero tutto questo, ma credo che poi, chiudo un cerchio che avevo aperto prima, la comunicazione possa essere innanzitutto e oltretutto trasmissione. Cioè, a me interessa a questo punto anche una comunicazione archivistica che diventi trasmissione. Ma trasmissione di che cosa? Trasmissione di sistemi valoriali, no? Di una funzione pubblica, civica, finalizzata a, come dire, a supportare, no, anche quell'educazione civica di base senza la quale io credo né l'archivistica né la storia possano davvero tornare ad attecchire in profondità. Quindi la trasmissione di valori, non di valori astratti, ma di consapevolezza sull'uso, nel caso specifico, degli archivi. E qui chiudo, tornando a quello che è venuto fuori parlando della questione del giudizio, no? Io credo che veramente noi lo stiamo facendo, nel nostro piccolo ci proviamo, ma credo che ci sia un problema di riconoscimento di un ruolo pubblico, anche nel senso dell'uso pubblico della storia, che ricordava anche Savina, e un'assunzione di responsabilità. Cioè, nel momento in cui scendiamo in campo con progetti di digital humanities, di integrazione, in cui facciamo una scelta digitale consapevole, io credo che ce ne dobbiamo assumere delle responsabilità che vanno ben oltre, come dire, la restituzione più o meno azzeccata, e la vostra mi sembra, Giampaolo, molto azzeccata, di contenuti, di uso didattico e didascale. Credo che ci sia bisogno di un'assunzione forte di responsabilità. Poi sia chiaro, insomma, io parlo di archivi, non saranno gli archivi nell'archivistica, né tantomeno gli archivisti, a salvare il mondo. E come dico sempre agli studenti, se faccio il gioco della torre tra un archivista e un cardiologo, ho ben chiaro a chi tocca saltar giù. Detto questo, però, io credo che proprio questa
non tanto rivisitazione, questa soluzione digitale, no, di cui stiamo parlando, ci imponga di assumere tutte le conseguenze anche della potenza comunicativa, no? E quindi quando ci esponiamo a quel giudizio un po' appunto dal leone da tastiera che in qualche modo evocavi tu, dobbiamo forse rinforzare le nostre, appuntire ancora di più le nostre armi. Non dobbiamo insegnare niente a nessuno, no? Ma credo che poi il portato più significativo di questo nostro agire in queste nostre discipline sia quello di contribuire per un minimo alla costruzione di coscienze critiche. Ecco, io la parola pubblico per gli archivi la declinerei così e mi taccio. No, io, se è possibile, volevo aggiungere un'ultima cosa che mi sembra anche interessante, su cui riflettevo mentre tu parlavi, Federico, anche sulla base proprio di quello che diceva Giampaolo. E cioè che forse ci troviamo, no, si dice sempre, lo ripetiamo a lezione, riprendendolo appunto anche dai grandi storici del passato, che in fondo appunto non si fa storia una volta per tutte, perché la storia nasce dalle domande del presente, no? E allora forse però ci troviamo per la prima volta, forse sto dicendo una stupidaggine, però in una congiuntura per cui le domande del presente nascono dagli strumenti, cioè ci siamo spostati per certi versi, no? Da un piano teorico, cioè non sono solo i grandi temi teorici che ci portano a porci nuove domande, ma sono proprio gli strumenti, cioè la tecnologia in quanto tale, nelle sue applicazioni, guarda, si porta a ragionare in un altro modo. Cioè, mi ha colpito molto quello che diceva Giampaolo, no? Che in fondo va contro tutti gli stereotipi, no? Di cui normalmente si discute, cioè che in realtà appunto Facebook, tutti i social, in qualche modo hanno ampliato il pubblico dei lettori. Certo, è un altro modo di leggere, in qualche modo che prescinde da quello che per noi era sostanzialmente una sovrapposizione fra lettura e libro, no? Però in realtà è interessantissimo, ad esempio, questo aspetto, mi sembra. Guarda, Sabina, poi lascio a Giampaolo. È talmente vero che questo dato di fatto, lo chiamerei, si coglie anche a livello tecnico, no? Gli standard di descrizione archivistica, quelli descrittivi di antico regime, quasi ISAD e gli altri, sono standard per loro ammissione generalisti ed indipendenti da qualsiasi tecnologia. Il nuovo standard a cui si guarda con tanta attenzione, che appunto parla di multidimensionalità, fa proprio l'operazione che dicevi tu, Sabina, assume come un dato di fatto che la descrizione archivistica è orientata, se non addirittura condizionata, non voglio usare questa parola, dalla disponibilità di risorse tecnologiche che abbiamo a disposizione. Il che poi non significa naturalmente che siamo in braccio ai robot, no? Per quanto poi l'intelligenza artificiale sia una prospettiva interessante, ma significa proprio, va proprio in direzione di quello che dicevi tu, cioè siamo in una congiuntura molto lunga ormai, dove, ma in fondo è normale, no? Cioè, una società utilizza le tecnologie ed evolve con e dentro le tecnologie, io credo, no? Senza la ruota si andava un po' meno lontano e via discorrendo. Non voglio banalizzare quello che hai detto tu, perché in realtà poi è un tratto, appunto, Rick lo sottolinea, fondamentale, ma anche di questo ci vuole una percezione serena, cioè né magica né millenarista, ma serena e propositiva. Sì, io intanto vi ringrazio per queste suggestioni. Io, partendo da quello che ha detto Federico sulla comunicazione come trasmissione, io sono completamente d'accordo, nel senso che quando c'è difetto di questa trasmissione a livello pubblico, in questo senso è importante anche il riferirsi alla public history, diciamo così, si sente, cioè c'è una percezione molto forte di questa assenza di trasmissione. Mi riferisco, ad esempio, al modo in cui ancora oggi, nella sensibilità, come dire istintiva, no, del pubblico, c'è in relazione agli archivi.
no? Questo mondo in cui se esplode una biblioteca c'è un dramma collettivo e se invece esplode un archivio non se ne accorge quasi nessuno. A livello di mi pare che mentre ci stiamo spostando in questa dimensione, diciamo, più digitale, spinti da questo vento fortissimo della pandemia che ci costringe a passare molto più tempo nei dispositivi, questa mancanza di sensibilità in relazione al ruolo politico, pubblico, civile, degli archivi che Federico tu metti benissimo in luce in quel tuo ultimo libro, si stia trasferendo a pie pari sulla, come ho provato a accennare prima, anche nella attenzione che abbiamo nei confronti di queste nuove forme di archivi, passatemi questa espressione, che stiamo generando, no? Da cui il discorso anche prima su che cosa stiamo facendo. Cioè non ci si rende conto, i ragazzi che ci ascoltano sono molto più giovani di noi, ma io ricordo i primi cellulari, quando avevamo l'SMS nei primi anni 2000, eccetera, e io ho mandato, credo, migliaia di messaggi, come me, tutta la mia generazione, non è rimasto nulla di quegli scambi, no? Che possono anche riguardare non uno studente universitario che non conta nulla, tra virgolette, ma anche, per esempio, colui che un giorno diventerà un ministro e di cui si vorrà rifare magari la biografia. E allora aver perso quelle corrispondenze negli anni giovanili è una cosa, come dire, che si deve al cambiamento tecnologico, sì e no, perché se poi lo valuto andando a vedere come vengono tenuti gli archivi di cartacei, per esempio negli archivi storici di molti comuni, vedo che è in generale una sensibilità che manca in relazione, e quindi forse una mancata o non so che cosa, trasmissione dell'urgenza che c'è. Come dire, di conservare questi patrimoni, ma non per una questione culturale, su questo abbiamo ragionato molto, ma per una questione legata allo stato di diritto, cioè alla conservazione di quei supporti che ci consentono di far valere i nostri diritti. Insieme a quegli SMS si sono smaterializzati anche documenti che attestavano, probabilmente, io credo, non lo so, sono soggetti a smaterializzazione o a scomparire anche documenti che attestano i diritti delle persone. Ma vedi, Gianpaolo, è giusto. Io non, dico un'ultima cosa, Federico, io sì, non mi ricorderò mai in relazione a questo. Ricordo che io ricordo che cosa avvenne quando il Milosevic fece entrare le truppe in Kosovo. Prima che procedere alla eliminazione fisica delle persone, degli uomini, soprattutto dei maschi, dei ragazzi, degli uomini, venivano distrutti gli archivi dall'anagrafe, cioè la vera distruzione, il vero annientamento delle persone, il vero genocidio si realizzava in primo luogo attraverso la distruzione degli archivi. E mi ricordo anche quell'operazione che venne fatta, siamo all'alba di Internet, quindi stiamo parlando degli anni 90, in cui questi profughi a migliaia migrarono in cerca di un asilo anche verso le sponde italiane e vennero accolti da una struttura che, la prima ancora di rivestirli e di dare loro del cibo, provava a ricostituire un'anagrafe perduta con una fotografia, facendo un'intervista e chiedendo: tu di chi sei figlio, tu di chi sei fratello, sorella, madre, eccetera. E riconnettendo attraverso questa internet aurorale i diversi punti di raccolta di informazioni, cercando di ricostituire così i nuclei familiari, cioè di ricostituire i diritti all'esistenza e anche al recupero eventuale in futuro delle proprietà di queste persone che erano state genocidiate a livello documentale ancora prima che a livello, come dire, fisico. Dico, non siamo riusciti a far comprendere ancora quanto sia urgente questa questione, non lo so, è un punto interrogativo. E poi, e chiudo legandomi all'ultima cosa che ha detto Sabina,
sulla possibilità di fare delle cose perché ce la consente la tecnologia. Sì, perché ci consente di rispondere e di affrontare temi che prima non erano immaginabili per le forze di una singola persona o di un piccolo gruppo di ricercatori. Però è vero anche il contrario, cioè che la massa critica, il capitale umano è ancora essenziale per far funzionare progetti ambiziosi. Per esempio, io osservo alcune voci di Wikipedia, no? Questo con la storia pubblica, la public history, le voci che sono più attendibili sono quelle che sono seguite da una massa critica molto, molto attiva, molto vitale. Dove c'è poco interesse pubblico, la voce rimane scarna o addirittura inattendibile in certi casi. Quindi anche qui, come dire, la sensibilità, no? E la consapevolezza dell'importanza di un argomento impatta direttamente sul modo in cui noi abbiamo poi di trasmetterne l'urgenza, l'importanza e anche di, come dire, di curarne la sua redazione, la sua trasmissione pubblica. Ma guarda, vedo Sabira, è un attimo, mi collego a quello che hai detto tu. Ok, Giampaolo, chiaramente hai richiamato l'importanza che definirei atavica, no? Degli archivi come strumenti di esistenza in vita di una società. Mi veniva a pensare al contrario, no? A quel libro bellissimo di Maria Pia Di Donato, L'archivio del mondo, cioè al tentativo napoleonico motivato, no, dalle stesse ragioni di concentrare, di portare via insieme all'occupazione militare anche la memoria, parola scivolosissima, intera di popoli. Per quanto riguarda la conservazione digitale, io in premessa direi che mi ricorda sempre questo ragionamento, non il tuo. Sai quando la natura assassina distrugge con le piene dovute alle piogge case costruite sui torrenti, no? La natura è assassina, ma insomma, come dire, c'è quantomeno un concorso di colpa. Allora il fatto che noi, sto al caso italiano, non riusciamo ad ammettere per legge il bisogno della conservazione digitale, che continuiamo a far finta di nulla, che continuiamo a delegare la conservazione digitale ai soggetti cosiddetti accreditati, per poi meravigliarci che non ragionano in chiave prospettica, che non hanno un approccio archivistico e quant'altro, è un po' il caso della natura assassina. Cioè, voglio dire, è chiaro che noi ci troviamo a combattere con una frammentazione, con una delocalizzazione del racconto dei fatti che è senza precedenti, no? Cioè, tu parlavi prima dei carteggi politici, no? Molti dei nostri politici ormai twittano, no? E quei tweet durano, e lo dice la parola stessa, lo spazio di un cinguettio, e noi ci troviamo poi ad avere dei fatti che continuano ad esistere, che affondano le loro radici, andar bene nell'acqua, no? Cioè si perde proprio la filiera della comprensione. Bene. È tutto vero, ma se intanto semplicemente continuiamo a rifiutare di accettare l'idea che bisogna cambiare molto proprio a livello strutturale, non possiamo continuare, cioè abbiamo forse superato la stagione della fragilità del digitale, no? Quando tutti ci dicevano vabbè, ma non si può conservare, la sappiamo conservare benissimo. Bisogna investire delle risorse, bisogna rivedere il modello conservativo, bisogna che il problema ce lo si ponga. E qui di nuovo la questione torna, a mio avviso, e vengo a te, è tutta pubblica, tutta politica, nel senso proprio decisionale del termine. Finché poi noi pensiamo che il digitale sia scansionare 1 milione di fogli, che peraltro una volta che sono scansionati sono esposti agli stessi rischi di conservazione dei documenti informatici, no? Credo, insomma, quindi quello che volevo dire, la colpa non è del digitale, il digitale è una evoluzione tecnologica come tante ce ne sono state, è una violenta accelerazione, questo sì, senza dubbio, però ecco, lo dico soprattutto per le coscienze critiche degli studenti, non ci mettiamo in una posizione che in qualche modo il digitale è colpevole della fragilità della memoria futura, perché non è vero. Ma io a questo proposito vorrei, a questo punto,
sollecitare gli studenti a intervenire, perché penso che siano venuti fuori tante questioni, e forse anche loro, spero, almeno hanno qualche domanda, qualche curiosità da porre al nostro relatore, senza timidezza, al solito, speriamo che... Sabina, non ti vediamo, è una scelta? No. Io la vedo. Allora non la vedo io. Ogni... La tecnologia va da sé. Lo so, è sensibile, no? Tecnologia... In fondo il web semantico è questo, no? Esatto. Ragazzi, sia di archivistica che del laboratorio, c'è qualcuno che ha voglia di intervenire, di fare qualche considerazione, domanda? Anche tra i nostri ospiti, naturalmente. È a questo punto che normalmente cala un silenzio. No, io dico sempre che, insomma, cioè, il presupposto di un laboratorio dovrebbe essere il dialogo, altrimenti è una lezione frontale, non un laboratorio, per cui, diciamo, approfittiamo anche appunto della presenza di Giampaolo, anche rispetto proprio nel merito dei progetti che lui ha seguito, qualche appunto anche curiosità sul lavoro che hanno fatto, sul coinvolgimento degli studenti dell'Università di Cagliari, di cui anche ci ha parlato, no? Come hanno reagito, diciamo, a questi progetti, qual è stato il loro contributo. Penso che si tenga, sarebbe... Andrea Pergola, che ha alzato la mano, gli diamo la parola. Grazie, io mi presento, sono appunto Andrea Pergola, sono assegnista di ricerca a Cagliari, frequento il master di Unifi di archivistica. Allora, in realtà a me mi ha fatto un po' pensare tutte le domande appunto di cui parlava il professor Salice, cioè, relative a quello che si deve porre, cioè le domande che si deve fare lo storico oggi, cioè chi decide la metadatazione di queste nuove fonti, e insomma anche in riferimento a quello che stava dicendo relativo a, ad esempio, i messaggi, gli SMS che ormai sono andati perduti. Ecco, se da quel punto di vista noi ormai non possiamo più fare niente, perché oggettivamente, cioè, quegli SMS venivano scartati in autonomia da noi stessi di fatto, e poi finivano al macero nel momento in cui cambiavamo telefono, in realtà, cioè, mi ha fatto riflettere questo tutto questo discorso che avete fatto relativo al fatto che forse oggi, appunto, gli archivisti, più che gli storici, adesso io mi metto dal mio punto di vista, devono fare un ragionamento su questo, cioè è possibile fare qualcosa, e in questo modo, e in che modo farlo, cioè fare da mediatori, perché di fatto, da un certo punto di vista, oggi quando si parla di social network si sta di fatto creando un archivio del mondo, ecco, un po' digitale, per quanto riguarda i social media, che di fatto poi alla fine conserva un po' tutti quei ragionamenti, quei pensieri che sono delle singole persone che oggi magari non sono niente, ma poi in futuro appunto potrebbero diventare potrebbero diventare qualcuno, per cui appunto una memoria storica che in futuro gli storici dovrebbero utilizzare. Quindi in realtà è una domanda più che altro, più rivolta forse anche al professor Valacchi, cioè in che modo magari gli archivisti stessi potrebbero incidere nelle decisioni future che sono appunto legate a conservazione di questi dati, chi deve conservarli, in che modo, e soprattutto in che modo devono essere descritti in futuro, secondo lei? Non so se mi sono spiegato, forse sono stato un po' confusionario. No, Giampaolo, vuoi rispondere prima tu, poi io? Ovviamente. Ma a me viene in mente questo riferimento all'archivio del mondo, per tornare sul libro che abbiamo già citato di Maria Pia Donato, che effettivamente c'è un'operazione importante in atto, non lo dico certo io, di costruzione di archivi, sì, globali, che sono nati, come dire, che vengono descritti sulla base però di un principio che, diversamente da quello che ispirava Napoleone, non è quello più di costruire
un'informazione controllata da un governo, da uno Stato che aveva delle anche mire imperialistiche, ma è quello, queste sono delle entità che sfuggono a qualsiasi processo di legittimazione di tipo tradizionale. Non sono, nessuno ha incaricato queste organizzazioni di accumulare, di gestire queste informazioni che sono così sensibili, perché sono dati sensibili, sono informazioni private delle persone, relazioni sentimentali, dati di tipo sanitario, cioè stiamo parlando le persone consensualmente, però bisogna dire questo, non so quanto consapevolmente, forse poco consapevolmente, immettono queste informazioni all'interno di questi dispositivi. Questo è un problema politico enorme, che è il singolo, rispetto al quale il singolo Stato nazionale è sostanzialmente impotente. Quindi io, a me è impressionato moltissimo vedere Bill Gates, per esempio, seduto al tavolo delle Nazioni Unite, lui ragionava con una capacità di mobilitare risorse pari a quella di uno Stato, di fatto, ragionava come se fosse un capo di Stato con altri esponenti di appunto di potenze. Questo un po' è la stessa cosa, si può dire, per il fondatore di Facebook, per esempio, o per chi dirige Google. Questo dalla dimensione anche del processo che stiamo attraversando, che è molto delicato, che pone delle questioni anche in termini, anche qua, agli storici che guardano al presente anche attraverso la conoscenza del passato, degli interrogativi che sono affascinanti da un punto di vista del ricercatore, ma anche inquietanti, no? Per le ricadute che rischiano di avere. Questo è quello che mi viene. Ma appunto, anch'io cerco di rispondere. Intanto questa dimensione, come dire, sovrastatuale, no? della conservazione, che è un fenomeno trasversale nei modi, nelle manifestazioni, negli usi, nei contenuti e nelle pratiche. Cercando di non farsi travolgere, io credo che a livello di comunità scientifiche e poi comunità scientifiche nazionali, è un problema di priorità, nel senso che, come dicevo prima, io credo che il modello conservativo italiano sia assolutamente impreparato a confrontarsi con queste tematiche, no? Perché per una serie di motivi. È anche vero che noi veniamo, e questo è un vantaggio competitivo forte, da una, noi in Italia veniamo da una tradizione metodologica di qualità alta, cioè la riflessione intorno agli archivi che per tutto il Novecento, per esempio, è stata fatta in Italia e che continua in qualche caso ad essere fatta. È un bel vantaggio competitivo. La nostra archivistica è un'archivistica. Certo, se però poi continuiamo a circoscrivere, lo si fa in parte meno, le nostre riflessioni al metodo storico, alla descrizione archivistica intesa come processo a valle, possiamo sviluppare tutta una quantità di strumenti anche molto raffinati, ma perdiamo di vista una priorità, che è quella, Andrea, che evocava lei, no? Nel senso la conservazione della frammentazione. Io tutto quello che so dire è che, secondo me, e che dico ormai da qualche tempo, che bisognerebbe che la comunità archivistica, che poi è piuttosto articolata, ma nemmeno gli storici, secondo me, anzi tutt'altro, si possono chiamare fuori, riuscissero in qualche modo, in qualche caso anche facendo qualche passo indietro, a mio modo di vedere, ad esercitare quel minimo di pressione necessaria per portare la questione ai livelli della politica, ai livelli decisionali. Cioè, questi non sono cambiamenti che si fanno dal basso, che si fanno con un progetto di ricerca, perché sennò bastava Inter pares, che è in piedi, no, da lustri, e avevano risolto il problema. Cioè, noi abbiamo ad oggi un modello conservativo che di questo si rifiuta di prendere atto. Ma non è colpa di chi poi quel modello conservativo ancora oggi lo garantisce in mezzo, dico, a sacrifici, no, sarebbe stupido. Cioè, il problema va ribaltato, cioè, noi siamo bravissimi o bravi a fare certe cose che sono state regolamentate al momento opportuno con gli strumenti opportuni. Adesso ci mancano gli strumenti, quindi poi mancano le risorse, quindi poi mancano le competenze, e poi tutte le solite cose, cioè ne abbiamo parlato tutti quanti mille volte. E ripeto, la risposta è politica al tema della conservazione digitale.
al netto delle verità sacrosante che diceva Giampaolo rispetto appunto alla sovrastatualità, no? Perché non è nemmeno un problema che ci possiamo risolvere in casa. Però certo, se il problema continuiamo a porcelo soltanto negli articoli scientifici, nei nostri incontri, e poi vedi che appunto, cioè, beh, lasciamo stare, mi fermo qui, ecco, comunque tanto credo di le mie posizioni poi un po' le conoscete voi, quindi. So Sabina a riguardo, e naturalmente gli altri partecipanti sarebbero... No, no, infatti io sì, preferirei privilegiare in queste, insomma, queste altre quarto d'ora, 20 minuti che ci rimangono, qualche altro intervento. Insomma, appunto, dicevo, anche più concreto, insomma, non dobbiamo parlare solo di massimi sistemi, forse ogni tanto poi rischiamo di spaventare magari gli studenti ragionando su questioni troppo teoriche, quindi insomma, mi farebbe piacere appunto qualche intervento anche da parte dei ragazzi. Non è ovviamente un obbligo, però c'è una mano alzata, vedo una manina. Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno. Però, secondo solo, ok, la situazione è ottimale perché qui a casa sembra un casino. Allora, volevo chiedere, magari è una domanda scontata, però prima lei, il professor Salici, ha parlato della digitalizzazione come... uno strumento utile ma non fondamentale, cioè necessario sì e no. Capisco in ambito archivistico che comunque, come abbiamo trattato a lezione, la digitalizzazione comporta anche dei rischi, è fondamentalmente un limite, e lo abbiamo visto anche ora con la didattica a distanza, perché comunque sia non ci garantisce sempre una semplice lezione, la condivisione di uno schermo è un limite. Ma in ambito di un progetto come quello dell'Università di Cagliari è uno strumento fondamentale, cioè non si potrebbe dare avvio magari a un progetto funzionale senza la digitalizzazione in un certo senso? No, cioè intanto grazie per la domanda. Allora sì, volevo forse non l'ho detto bene, ma in realtà intendevo dire questo, che non per tutti i progetti è necessario utilizzare gli strumenti digitali. Bisogna, come dire, in riferimento anche a quella consapevolezza che si acquisisce naturalmente appunto approcciandosi, no, a queste questioni, facendo degli esperimenti, ma anche seguendo un po' quello che si fa a livello in diversi gruppi di ricerca, eccetera, anche capire quando è importante puntare tutto, cioè maggiormente sullo strumento digitale, quando no, può essere, è importante, come dire, è una tecnica, è un metodo che è importante acquisire, perché quello che volevo dire in realtà è che non bisogna pensare che tutto debba improvvisamente, per essere valido, debba per forza essere svolto in una dimensione digitale. Bisogna valutare anche i progetti di storia, di public history, possono essere dei progetti che sono anche proiettati su una dimensione digitale o realizzati attraverso strumenti digitali, ma non è detto che debbano per forza essere così. Io posso per esempio costruire un percorso partecipato con una comunità con un contatto diretto, personale, magari mi trasferisco nella comunità o comunque dialogo in qualche modo personalmente con loro senza che questo acquisisca mai una dimensione digitale, no? Intendevo dire questo. Poi, se lei mi chiede nel caso specifico dell'esperienza che abbiamo sviluppato a Cagliari, noi l'abbiamo chiamata filiera Bit Zero. Lo studente, come dire, entra in un archivio, entra in una biblioteca e acquisisce una fonte sulla base di una domanda. Per esempio, dobbiamo scoprire la storia di una cappella. Allora entriamo in una biblioteca, entriamo in un archivio e cerchiamo, interroghiamo correttamente la biblioteca e l'archivio, che si interrogano in maniera differente naturalmente, quindi ci scriviamo nell'archivio, andiamo in archivio, iniziamo a acquisire delle documentazioni
e poi quella documentazione la trattiamo digitalmente, impariamo quindi a usare uno strumento, vediamo come si fa la descrizione di quel documento. L'ultima fase di questo processo è andare a farci raccontare la storia di quella cappella da chi la apre, da chi la gestisce, dalla confraternita che la utilizza, in modo da avere anche una fonte, come dire, pubblica, cioè generata con l'intervento delle persone che fruiscono di quello spazio a vario titolo, eccetera. Quindi il momento digitale è importante perché nasce questo laboratorio, questa esperienza, dall'idea che sia importante per uno studente che studia beni culturali, che fa archivistica, che fa archeologia, che fa storia, eccetera, avere consapevolezza appunto dell'esistenza di questi strumenti che possono essere utilizzati per migliorare la sua esperienza. Dico un'ultima cosa, noi partiamo veramente da un livello molto basico, per esempio come faccio a gestire il mio testo, a controllare tutto del mio testo, i paragrafi, a creare una bibliografia digitale che si autoaggiorna, cioè partiamo proprio dagli elementi basilari che servono anche semplicemente per redigere la propria tesi di laurea, no? Alla fine, per farlo in maniera più puntuale e utilizzando il potenziale che viene offerto da certi strumenti, per esempio Zotero, ecco. Non so se ho risposto, spero di aver risposto. Assolutamente, grazie mille. Aggiungerei a integrazione la risposta lato archivi, che tra l'altro il digitale senza un lavoro archivistico, che digitale non è per nulla, ma che è fatto di andare in archivio, di riordinare gli archivi, di tutelare fisicamente gli archivi, è un'operazione, non voglio dire senza senso, ma fine a se stessa. Cioè noi per conoscere gli archivi continuiamo, gli archivi storici, analogici naturalmente, continuiamo a muoverci con un forte impatto fisico, adesso molto limitato, ma se non c'è lo scontro, diciamo così, tra l'archivista e l'archivio, non scoccano poi quelle scintille informative. Il digitale resta fine a se stesso, quindi uno strumento, poi dopo concordo in pieno con quello che diceva Giampaolo. Sì, dall'altro mi sembra proprio utile, interessante quanto diceva adesso Giampaolo, in risposta alla studentessa, che evidentemente noi partiamo, loro sono partiti anche in questo laboratorio da degli strumenti anche digitali che però in qualche modo poi servono appunto anche per fare una tesi di laurea, cioè il digitale ci aiuta appunto, come si diceva, è uno strumento che sicuramente ha cambiato anche il modo di porci, come dicevamo prima, le domande. Però poi in qualche modo noi dobbiamo sempre partire, questo insomma poi noi lo ripetiamo anche direi in maniera forse quasi ossessiva, da delle competenze anche di dominio, come si suol dire, no? Disciplinari, cioè è evidente che noi possiamo aprirci a tutte queste nuove appunto anche possibilità informatiche, ma partendo sempre dalle delle competenze che devono esserci. Noi non è che ci possiamo improvvisare o possiamo fare storia digitale se non abbiamo prima la coscienza, le competenze di cosa sia in qualche modo la storia, di quello che è un approccio anche disciplinare. Poi ci possiamo allargare, però ricordiamoci sempre che le competenze disciplinari servono, cioè come diceva giustamente prima Giampaolo, i progetti anche partecipativi dal basso, le comunità possono essere anche coloro che in qualche modo accendono la miccia, no? Fanno delle richieste agli storici, agli archivisti, agli archeologi, però hanno anche bisogno degli archivisti, degli storici, perché altrimenti poi questi progetti rischiano di essere anche, diciamo, magari di nascere da delle domande necessarie, importanti, però di essere un po' costruiti sulla sabbia, quindi lo scambio con le competenze, diciamo, disciplinari è fondamentale. Cioè, è banale dirlo, però bene ricordarlo. No, diceva Polzaffo in anni ormai remoti, e Polzaffo, diciamo, è uno che di queste cose ha titolo per parlare, che la tecnologia non guida il cambiamento, no? La tecnologia rende possibile il cambiamento. Poi sono le nostre scelte, diceva sempre Saffo, a esplorare le possibilità. Quindi assolutamente, voglio dire, ci vuole un rapporto sereno con questo digitale
misurato come quello che suggeriva Giampaolo, nel senso a volte serve molto, a volte addirittura si autoalimenta, perché poi appunto parlavamo prima di intelligenze artificiali, il discorso si complicherebbe un po', ma a livello del ragionamento che stiamo facendo, appunto l'approccio appunto sereno e competente soprattutto, perché non... Vedo che c'è una domanda da Manfred, una mano alzata da Manfredi Scanagatta, che è il nostro ospite, prego, se vuole intervenire. Sì, buongiorno, buonasera, innanzitutto grazie, sono state messe sul piatto moltissime cose, molto interessante, forse risulterò polemico, non lo so, mi si è acceso una lampadina su una delle ultime affermazioni fatte dal professor Balacchi, quando dice che anche oggi, se non vi è un incontro fisico tra il ricercatore e l'archivista, non scatta una scintilla. Ho capito male? Ha capito male. Se non vi è un incontro fisico tra l'archivista e l'archivio, cioè voglio dire che se noi non descriviamo, ordiniamo, dotiamo di strumenti gli archivi, noi gli archivi non li conosciamo, insomma, ecco, ci esponiamo a dei rischi. Non pensavo a scontri tra ricercatori e archivisti. No, ma mi era uno scontro in senso generativo, l'avevo letto in termini generativi. No, sarebbe una guerra tra poveri. No, il mio è perché in realtà mi aveva fatto ricollegare con un ragionamento che faceva prima Giampaolo, che poi è stato ripreso in più circostanze, sul valore e i processi di metadatazione, perché se in realtà ad oggi attraverso i processi di dematerializzazione e digitalizzazione di fonti materiche e alla costituzione quindi di archivi digitali navigabili anche attraverso potenzialmente un internet generico, attraverso una metadatazione in cui alle fonti vengono attribuiti significati descrittivi ma anche di natura semantica, però attenzione, non di natura semantica intesa come normalmente è descritto il web semantico, quindi con l'incrocio di grafi e di RDF, che le triple che possono rappresentare un significato. Io mi intendo maggiormente con una risignificazione. Che cosa voglio dire? Che quando si lavora in ambito didattico, per esempio, con gli studenti, attraverso la costruzione di processi di public history e di progetti public history, è facile poterci confrontare l'utilizzo delle fonti. Più semplice è per gli studenti se queste fonti loro le affrontano inserendole in delle categorie che significano loro. Faccio un esempio: se si vuole utilizzare il tema dell'appartenenza per parlare del fascismo, si ha dei set di fonti, si utilizza quelle fonti, gli si dà un significato all'interno del tema di appartenenza. Gli studenti, o di conflitto, gli studenti che cosa possono fare? Possono significare il concetto di appartenenza nel loro presente, perché lo conoscono sulla loro vita, e riutilizzare quel termine per andare a fare una ricerca nel passato e quindi acquisire significato dal passato, però attraverso una loro operazione cognitiva, che non è quindi più imposta dall'alto ma che è prodotta dal basso. Questo è un processo che in realtà attraverso la metadatazione ancora non è completamente in atto, però se utilizzando standard di metadatazione comuni, questo attraverso le ontologie digitali può avvenire e l'archivio può diventare autoesplicativo utilizzando anche risorse di significato che normalmente non vengono utilizzate nella descrizione archivistica. Questo in qualche modo apre l'archivio e si avvicina anche un po' a quel filone di pensiero critico verso l'archivio, quindi quest'idea di liberare l'archivio dal basso, risignificando i contenuti all'interno attraverso i processi di metadatazione che oggi danno questa opportunità di entrare in relazione, cosa che prima era molto più complicato, perché il contenuto era fisicamente chiuso in un archivio e per potervici accedere era necessaria un'intermediazione diretta. Questa intermediazione non è che viene meno, ma è come se mutasse, diventa una neo-intermediazione che ha un appunto di natura digitale, quindi non più umana, ma che consente un'interazione differente con la fonte. A quel punto la fonte si libera e può essere appropriata dal fruitore. Questo è l'altro grande elemento della digitalizzazione. Io mi posso appropriare della fonte, cosa che prima non era possibile,
perché mi basta comunque fare uno screenshot e la fonte rientra nel mio spazio di lavoro e non è più solo lo spazio di lavoro dell'archivio. E questo era per dire che appunto questi processi di digitalizzazione in realtà aprono un sistema attraverso una disintermediazione. Allora, io però, tutto molto vero e in parte condivisibile, farei attenzione da archivista, ma anche a beneficio degli studenti che ci ascoltano, a un tema che peraltro Giampaolo aveva un po' richiamato, no? Quella della, noi li chiamiamo gli invented archives, no? Cioè quando lei mi dice io mi approprio della fonte e ce l'ho nel mio ambiente di lavoro, io devo essere sicuro che lei che si appropria della fonte e la estrapola quasi fisicamente, no? Non solo da un punto di vista di descrizione dall'archivio, sia nelle condizioni di usare in maniera fortemente contestualizzata, perché a me sta benissimo tutto quello che lei ha detto, lo sa, insomma, l'archivio liberato, sono cose su cui insomma ragioniamo spesso. E però poi torno anche al misunderstanding, no, che ha innescato il suo intervento. Io credo che il processo non sia tanto, come dire, di metadescrizione quanto di ricontestualizzazione, cioè negli archivi inventati, nella possibilità di, molte virgolette, manipolare fonti che prima stavano sì dentro, chiusi dentro l'archivio, ma stavano dentro anche un sistema di relazioni molto forti, ci sia un rischio che dobbiamo governare. Poi va benissimo, però un problema grosso secondo me della descrizione archivistica, infatti a questo punto Enrique ci aiuta, è quello anche del contributo a una ricontestualizzazione, perché altrimenti noi perdiamo delle perdite, rischiamo di perdere delle informazioni di contesto che poi sono essenziali nella reinterpretazione o solo nell'interpretazione. Per costruirsi archivi domestici, diciamo, è bellissimo, ma può comportare dei rischi. Continuo a pensare che gli archivi dovrebbero essere disponibili solo se ordinati e inventariati, ma non per, come dire, una forma di archivistica reazionaria, ma perché in realtà tutto quello che stiamo dicendo secondo me è possibile se partiamo, come diceva anche Sabina, da competenze che rimangono quelle, insomma, no? Poi cambiano gli strumenti, cambiano le aspettative, cambiano i bisogni, ma insomma, questo semplicemente sarei cauto, ecco, però insomma, dal punto di vista. Io comunque non mi riferivo ad archivi inventati, ma anche ad archivi istituzionali. Sì. E a una digitalizzazione che avviene non per trascrizione di metalinguaggi, ma per scansione diretta del medium documento, dove il medium documento non è modificato. Di quali quanti medium documento che fanno parte di un intero fondo archivistico? Che tipo di selezione? Perché se siamo di fronte a una digitalizzazione integrale, è una trasposizione che poi si pone magari un problema di termini di rapporto tra costi e benefici, ma va bene. Ma se noi digitalizziamo, e avviene spesso, no? Soltanto delle porzioni, per quanto con attenzione, eccetera, qui viene l'archivio inventato a cui alludevo io, cioè nella selezione da un fondo, diciamo così, originale di una porzione su base progettuale, tematica, di semplice interesse del digitalizzatore. Io di questi archivi inventati, a questi archivi inventati faccio riferimento, e qui vedo, appunto, a me mi viene a volte di parlare di monachesimo di ritorno, cioè una reinterpretazione, no? A partire da un fondo archivistico nella sua interezza fisica, la selezione digitale. Dopodiché, naturalmente, tutto questo esiste, non è che si deve dire no, non va bene, però va, a mio modo di vedere va... Cioè, quindi, approccio critico, di base è la selezione. Sì, i criteri della selezione, l'esplicitazione dei criteri della selezione, poi va tutto bene, no? Cioè, per esempio, poi mi chiedo, secondo me un bel esempio di digitalizzazione in fondo archivistico è quello dell'archivio Datini, no? L'archivio Stato di Prato, dove c'è un fondo nella sua interezza, ci sono gli strumenti di corredo e di contestualizzazione anch'essi digitali, poi è esplicitato: occhio che abbiamo digitalizzato e sono accessibili soltanto il carteggio, le lettere di Francesco Di Marco Datini. Quello è un quadro complessivo nel quale l'utente, diciamo così, si può muovere, ma se io trovo schiantato, scusate il termine tecnico, una selezione di documenti provenienti da un fondo,
l'utente non c'ha più l'intermediazione, percepisce quello come archivio, no? Perché poi c'è tutta la questione delle hidden collections, no? Cioè di ciò che non è digitale, che in qualche modo scomparirebbe, che è pure molto preoccupante. Quindi, per chiarire, io sono assolutamente entusiasta, no? Delle opportunità della digitalizzazione e della digitalizzazione delle fonti primarie. Dopodiché mi sento di far suonare una campanella in questo senso rispetto appunto alla selezione. Però come sai, quello che penso io è che invece spesso può succedere il contrario, cioè nel senso che partendo da domande diverse possono invece riemergere questioni, documenti che sono finiti in tanti fondi diversi, dispersi, e che non sono in qualche modo, nel momento in cui si è formata una determinata collezione, non sono stati considerati significativi, diciamo così, e che riemergono, e che quindi, diciamo, non li troveresti se non partendo da una domanda, che invece possono essere in qualche modo inquadrati in una determinata tematica. Al quale peraltro hai collaborato anche tu sui racconti di conversione, no? In quel caso noi abbiamo da biblioteche, archivi di vario genere, di vario tipo, li abbiamo resi disponibili anche digitalmente, che diciamo partono dalla domanda che noi siamo andati a fare a quegli archivi, perché altrimenti non l'avremmo trovati mai, cioè c'è una hidden archive all'incontrario per certi versi. Ma questo a me sta benissimo, e io anzi sono convinto del fatto che gli utenti degli archivi genericamente sono molto più attenti ai contenuti che non alle nostre strutture e talvolta sovrastrutture. Dico solo che mi sta bene, ma è un auspicio, mi stanno bene queste costruzioni, però continuo a pensare che per utilizzare pienamente e correttamente un archivio o una porzione di esso io debba conoscere l'archivio. Poi dopo, per carità, tutto quello che dici tu è vero, lo tocchiamo con mano, è un rischio, se volete, marginale, ma il rischio di una decontestualizzazione c'è. Poi sì, ma nell'utopia dell'attesa dell'inventario ideale noi... Questo è un altro tipo di problema. E qui poi oggi siamo in una logica talmente collaborativa che nemmeno si può, come dire, acuire più di tanto questo confronto. No, sono temi, insomma, che sono sul tappeto. Io però sono molto d'accordo anche con quello che diceva Manfredi, nel senso che comunque un bisogno archivistico di ridefinire, con anche proprio di riconcettualizzare certi aspetti e metodologici e pratici c'è, non c'è dubbio, insomma, non è ammessa una resistenza al cambiamento, ma devo dire che insomma una buona parte della comunità archivistica ormai su questi temi si riconosce e lavora. Sarebbe, come dire, ingeneroso verso la categoria dire il contrario, credo, no? Se posso aggiungere una cosa, molto interessante questo scambio. Io penso, ne abbiamo parlato anche con Federico, che quello che avviene, quello che sta avvenendo, non sappiamo come andrà, però la gestione penso che una parte della soluzione ai problemi che questa trasformazione comunque sta, alle opportunità, ma in questo caso parlo dei problemi che genera, è una rimessa in discussione, credo, integrale dei profili professionali esistenti, e quindi delle deontologie, e quindi anche delle pratiche, dei metodi. Cioè è importante conservare in qualche modo l'attenzione nei confronti di ciò che abbiamo ereditato dalle metodologie, le metodologie del passato, voglio dire, ma vanno assolutamente messe alla prova di questa sfida. L'attenzione al contesto io credo che sia importante in due direzioni, però, sia quella, insomma, sottolineata da Federico, sia quella prospettata da Manfredi, nel senso che la metadatazione probabilmente, come dice lui, aiuta a interrogare in maniera differente, qualitativamente differente, quindi non solo quantitativamente,
le fonti. Questo è il punto, perché la quantità va bene, però è la qualità che è anche, forse è anche più importante. Però la metadatazione consente anche, credo che questo sia uno spazio di negoziazione possibile, di ricontestualizzare quelle estrazioni di cui stiamo parlando. Forse stiamo parlando una lingua troppo un po' complessa, sì, adesso forse sì. Però per me, cioè, quello che voglio dire è che anche quando io vado in archivio e acquisisco un documento che interessa alla mia ricerca, la ricerca che sto facendo per il mio laboratorio, la ricerca che sto facendo per la mia tesi di laurea triennale, per la mia tesi di laurea magistrale, per il mio lavoro di appassionato della storia della mia comunità, ecco, quello che credo sia importante è che un operatore dei beni culturali del futuro debba apprendere è che il modo in cui io tratto quello scatto, cioè quell'acquisizione che io ho fatto, questo era il... questo è importante, cioè che cosa, dove lo deposito e come lo, una volta che l'ho interrogato, come lo conservo nella mia, nel mio, in quello che Manfredi ha chiamato il mio ambiente di lavoro, perché altrimenti questo sforzo, una parte di questa domanda che può essere importante anche per altri, la perdiamo, io credo. Sì, ci stiamo muovendo un po' nel campo dei massimi sistemi, però quello che volevo dire è solo la prima parte, cioè che bisogna, credo, che le figure professionali cambino, anche lo storico naturalmente deve cambiare, non può essere più lo storico di 40 anni fa, e così credo per tutti gli altri operatori dei beni culturali, così gli archeologi, così i geografi, così gli storici dell'arte. Io tra l'altro a questo riguardo credo che proprio ai fini della conservazione digitale, quella di cui parlavamo prima, degli archivi chiamiamoli informatici, quelli che vengono formandosi, io credo che il ruolo degli storici nel definire un modello credibile di conservazione rimanga essenziale. E devo dire che se in parte la comunità archivistica questo problema se l'è posto e in parte no, non trovo una sensibilità diffusa, ma sarà che io conosco pochi storici al tema, no, sul versante storico. Invece io credo che un supporto deciso, forte, al tema della conservazione digitale di lungo periodo, proprio da parte di una categoria come quella degli storici, sarebbe essenziale, ma non solo politicamente, che più siamo, più rumore facciamo, proprio metodologicamente, no? Perché poi proprio quello che dicevi tu, la dimensione archivistica continua per difetto di fabbrica a privilegiare alcuni aspetti e magari ne tralascia degli altri, che quindi insomma questa collaborazione io la vedo proprio sul campo, insomma. Adesso poi appunto non parliamo più di massimi sistemi, se no Sabina Cibacchetta e gli studenti si annoiano, la vedo lì che già ci sta per criticare, quindi chiediamo scusa, ma come dire, l'idea è quella ogni tanto di alzare l'asticella, no? Anche per far vedere agli studenti i livelli di follia a cui si può arrivare, è uno strumento, no? Come dire, di sono in tempo per cambiare idea. No, io posso dire una cosa agli studenti, vorrei dire che l'esperienza del campo estivo è stata bellissima, perché ci siamo trasferiti in uno spazio che non c'entrava più nulla con le aule insomma è stata un'esperienza umana, quindi in questo senso è stata bella anche il dialogo con le persone del posto, tra l'altro anche con esperienze importanti. L'anno scorso avremmo dovuto tenere il campo estivo, la base operativa sarebbe stata il museo Nivola, che sta al centro della Sardegna, in Barbagia, questo grande artista a cui la comunità ha dedicato un museo, e questo ci avrebbe consentito appunto di costruire la nostra esperienza non solo con la comunità, ma anche con l'esperienza di un museo, che comunque è un'altra, sono realtà importanti anche per chi si occupa di public history, no? I musei, il modo in cui le memorie vengono costruite, vengono conservate, vengono proposte e trasmesse alle collettività. Quindi insomma, immaginare questi progetti può essere bello non solo da un punto di vista, come dire, professionale, ma anche da un punto di vista umano, che credo che non sia un aspetto secondario, anzi che sia una delle cose più belle di questa
di questa nuova disciplina che chiamiamo public history, cioè quella di costruire anche delle relazioni dirette, personali, umane con le comunità e con chi ci vive e le vive. Devo dire, da questo punto di vista, effettivamente il passaggio alla didattica online, diciamo, ci vede per nel senso che noi appunto con i ragazzi 2 anni fa abbiamo fatto questo, a loro hanno fatto soprattutto questo lavoro sulla ricostruzione della storia dello Sferisterio di Macerata, e si sono, diciamo, inventati un percorso che li ha portati poi alla produzione di un video sullo Sferisterio, lavorando appunto insieme, chi è andato in biblioteca, chi è andato in archivio, chi ha ricercato i manifesti, hanno fatto interviste fra appunto la popolazione maceratese per capire che percezione avevano di quel monumento, e poi hanno costruito appunto una piccola sceneggiatura e hanno costruito un video intorno a questa esperienza, grazie al fatto poi che avevano anche loro delle professionalità, nel senso da capo io non ero in grado di fare quel video come poi l'hanno costruito loro. E questo purtroppo ora in questa fase ce lo perdiamo, stiamo cercando ovviamente di costruire altri tipi di percorso. Quest'anno lavoreremo anche su questo progetto dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri sul censimento dei monumenti e dell'odonomastica fascista, per cui diciamo anche singolarmente si potrà andare, no, all'interno del proprio territorio a ricercare questi, diciamo, questi, a memoria, come si è trasformata nel corso del tempo. Però certo, l'aspetto umano di collaborare, di stare tutti intorno a un tavolo, io quando vedo appunto le foto che abbiamo fatto 2 anni fa, un po' mi si stringe il cuore, insomma. Ma direi allora che possiamo forse avviarci a concludere facendo una, come dire, questa contrapposizione tra il digitale e la barbagia, esprimendo personalmente un voto totalmente a favore della seconda e del tavolo, dei tavoli di cui parlava Sabina. No, scherzi a parte, io credo che se non ci sono appunto altri interventi, altre osservazioni da parte dei colleghi e dei presenti, possiamo avviarci a concludere. Ringrazio nuovamente tutti quanti, mi sembra che siano uscite delle ore di un confronto serrato, spero utile per tutti quanti. Ricordo che la registrazione, ne avevamo parlato prima che tu arrivassi, forse Sabina, con Giampaolo, tra qualche giorno la renderemo comunque disponibile su Archivistica Attiva, il gruppo Facebook, e quindi volendo la discussione potrà riprendere e ripartire anche da lì con ulteriori interlocutori. E a questo punto lascio per i saluti conclusivi cavallerescamente la parola alla professoressa Pavone. Grazie mille. Io appunto ringrazio ancora Giampaolo per il suo intervento, tutti gli studenti, anche i colleghi che sono intervenuti, e appunto chiederei a Giampaolo, come gli avevo già detto, se poi tramite anche mail ci rende disponibile il PowerPoint e il link, diciamo, per andare poi ad approfondire i progetti dell'Università di Cagliari, così li possiamo mettere anche quelli sui materiali, diciamo, a disposizione degli studenti, sui materiali didattici. Il resto, noi ci vediamo appunto la prossima settimana. Appunto Giampaolo evocava la questione dei monumenti, la settimana prossima ci sarà Alessandro Vanoli che ci, diciamo, sì, prima però lunedì abbiamo la collega Angela Teia, che vedo saluto, che è anche tra i presenti oggi pomeriggio, sugli archivi dello sport, quindi la settimana prossima avremo un doppio appuntamento con i nostri seminari. Allora grazie a tutti e alla prossima settimana. Grazie, grazie, alla prossima. Grazie, arrivederci. Grazie.